Va bene, va bene, Poveri Edition stasera, dai. va bene. Va bene, allora sono andato in diretta, quindi stiamo andando in diretta. Aspettiamo che si finisce di connettere qua. Faccio le presentazioni e poi parlate. Credo che Ovviamente. siamo live, però ancora non mi dà il numero di spettatori, quindi aspettiamo che si sintonizza. 13 spettatori, te lo dico io. Annalisa, grazie. Annalisa, che cazzo, mannaggia. Sembra Annalisa. Allora, ci siamo? Ancora non mi dà gli spettatori. Buonasera a tutti, eccoli. Ci siamo, ci siamo. Dunque, no, ancora non mi dà il numero. Vabbè, dai, lo dico lo stesso, sti cazzi. Allora, facciamo le presentazioni. Buonasera a tutti, benvenuti in una nuova fantastica live. Il microfono si sente? Aspettiamo se un feedback del microfono. Io sento, voi mi sentite? Sì, Io io sento. sento tutti, ma voglio un feedback anche dal pubblico. Arriverà a breve. Simone Ternelli in prima linea. Uffufufer. Sì, l'ho letto. Grande, grande. Vieni in Veneto, figlia a nastro. Dai. Vabbè, ma non ci sono mai interessate. Allora, vabbè, sì, dai, si sente, pare di sì. Allora, Stone. buonasera a tutti, benvenuti in una nuova fantastica live. Sì, vabbè, sti cazzi, già lo sapete, siamo io, Gabriele, lui e Fabrizio. E questa sera abbiamo il piacere ospite di avere ospite Mauro Minetti, che finalmente un'altra persona che mi ha fatto la grazia di scrivere il nome quando è entrato nella chat. Vabbè, ho messo nome e cognome. E addirittura anche il cognome che non serviva, però va Vabbè, benissimo però. così. Dunque, presidente del Duna Club, corretto? Esatto, corretto. Bene, io non so altro perché non sapevo nulla, non sapevo chi è l'ospite, quindi lascio la parola a Fabrizio È sempre e bello mi tenerti limito ad all'oscuro di tutto. ascoltarvi. Allora. Stasera abbiamo il presidente del Duna Club, colui che in pratica è stato. Abbiamo un gruppo WhatsApp a farla breve, dove c'è anche il Marcacci e lo Zampo, l'avvocato in cui parliamo del più e del meno. Ogni tanto qualcuno si appiccica tra di loro e un po' di sana e brutale conversazione non manca mai. Ma che vuol Mauro, dire non so. appiccica? Scusami, io non parlo bolognese. Voce del verbo appiccicare, ogni tanto si appillicciano. Scusa, ho sbagliato termine. Sì, ogni tanto hanno qualche discussione un po' più animata, però nulla di che. Causa Alfa Romeo. Però sappiamo che Mauro non è soltanto non è soltanto il presidente del Duna Club, è un appassionato di auto in generale, ha anche altre auto d'epoca, se non ricordo male. Sei andato al ripescaggio della vecchia auto di tuo padre, la 600 Multipla, se non ricordo male. Sì, cioè sono andato al Pra anni fa per cercare di ritrovarla, ma è stata demolita, quindi Ok. c'è niente da fare. Dopodiché, è stato anche lui uno dei fautori del quarantennale del Duna barra Fiat Uno, e hanno organizzato un raduno abbastanza pesante dove c'era anche il nostro mitico, come si chiama lui? Non ricordo, Gabriele, com'è che si chiamava? Scusami, Certo. come cazzo si chiama? Stai parlando come si chiama? Del famoso designer Cavaliere. italiano? Yes. Ok, Era una cagata pazzesca. di cui non faremo nomi, ma in realtà possiamo Assolutamente no. dire. Vabbè, Sì, è lui, è lui, è lui. Abbiamo vabbè, stiamo capito. parlando di lui. È lui o non è lui? È lui o non è Si è lui? capito dalla voce. Ma Si è capito certo, dalla è lui. voce. Chiamiamolo Cavaliere, così almeno. Cavaliere. Allora, ci sarebbero tante, troppe, forse tantissime, troppe domande. Però adesso entreremo nel merito forse di quelle che sono un po' le auto scacate dall'umanità. Non parleremo soltanto di Duna in generale, ma parleremo un po' di quelle auto che le persone hanno. Cioè,
Quelle chiamiamole scagazzate, io le definirei, le raggrupperei tutte quante in un, come dire, in un cerchio preciso di insiemi in cui le possiamo definire auto ad effetto lametta da barba. Prendi, usa e getti, che possa, prenda, vabbè, prendi, usa e getta. Le usi, le butti, non hai nessuna remora. Noi su Real Car ne abbiamo trovate forse più di qualcuna. La prima è stata la Duna, ma la Duna perché la gente... C'è tutto quanto quello, c'è tutto quanto un contesto attorno alla Duna. Ci sono le varie regata, Renault 9, Tempra, chi più ne ha, Arna. L'Arna pure era peggio della Duna sotto questo aspetto di imbigottimento generale. E poi ci sono anche le varie Alfa 33, 75 che sono sparite dalla circolazione. Posso fare un Quindi, intervento, scusa? sì. Vorrei aggiungere anche le nuove generazioni di auto che entreranno in questa lista di auto bistrattate, come la Sì. Brava, per esempio, la Assolutamente. Bravo, la Marea, la Libra, tutte queste auto qua che spariranno ancora di più rispetto alla Duna, secondo me. Anche la Stilo. No, la Stilo però ha un certo apprezzamento. La Stilo Sì, ha magari la pure Wagon è un po', insomma, è un po' perculata. Ma forse più la 5 porte, sinceramente, che è una macchina che è proprio brutta. Perché la 3, la Wagon, tutto sommato, la Wagon è utile, la 3 porte è bella. Io la Sì. considero bella perlomeno. Però insomma, Però ci dai, sono Nan. molte persone che le recuperano, a differenza magari della Libra. La Libra non se la caca nessuno, nessuno se la va a recuperare. Invece le Stilo se le recuperano e se le mettono a posto. Da quello che vedo su internet, io mi baso su quello che vedo su Sì, però internet. voglio dire, ma chi è che va a recuperare una Stilo Wagon col famoso portasciugamani del portellone posteriore? Cioè, penso ben pochi si potranno appassionare di un modello del genere. Vabbè, forse quelle non quelle 3 porte o 5 porte, non lo Sì, magari ecco, quelle può darsi che, essendoci anche una versione Abarth, magari ci sta che 2-4, magari qualcuno è già sulla via del collezionismo, però per il resto, specialmente per Brava e Bravo, proprio sarà la tragedia. Pensate che quelle sono versioni che non hanno neanche avuto top di categoria, cioè perlomeno la Stilo viene da quel periodo che dice, ah, c'è la versione Abarth, la Bravo Abarth non esiste, Però non c'è nessuno top. di Brava io ancora ne vedo parecchie in giro, invece Bravo io non ne vedo più, cioè io non ne vedo proprio Bravo. La Bravo è quella 3 porte, giusto? Esatto. Io non ne vedo proprio. Erano molto polarizzanti come linea. Poi avevano questa accoppiata Bravo Brava che erano la stessa macchina versione 2-4 porte, capostipiti poi della stessa Stilo. Però non, la Brava non ha fatto l'appeal della Bravo. La Brava era una macchina utilizzata proprio per i ragazzi la voleva, I che era una ragazzi. macchina 3 porte. Forse io non voglio dire una fesseria, però è stata quella che ha sostituito la Fiat Tipo, che poi con la Tipo non c'ha nulla a che vedere. Però la linea della Bravo era abbastanza bella. Comunque, volevo farti prima la domanda fatidica. O te la fa Gabriele o te la faccio io, quindi scegli. Che No, io ti non sei so di che mangiato stasera? cosa parlerete. Ah, giusto, no, quella faccio io, ma stiamo scherzando. Voglio, che vi siete mangiati stasera? Che vi siete mangiati? Che vi siete mangiati? Parto io mi sono mangiato frittata con le patate e scamorze e insalata di fagioli. E godo. Non vorrei essere con te nel letto. Sono da solo nel letto. Stasera non ci sarai, stasera non ci sarai. Mi Meno salvo. male. Vabbè, io mi sono fatto hot dog condito all'americana e un po' di scamorza arrosto alla boianese. Sì, ma l'hot dog condito te lo puoi mangiare solo 10 volte, lo sai? Perché Perché? c'hai 10 dita, poi finisco. Vabbè, io te l'ho detto, poi fai come. Fai, questo è un consiglio, poi cioè, vedi Sì, tu, sì, se vuoi, se ti servono le dita sì, sì, sì. o no. Vai tranquillo. Io mi sono fatto delle penne al salmone surgelate, comodissime. Proprio di una praticità unica, Le guarda, penne a 5 salmone minuti. surgelate, nel senso che era un piatto già preparato e poi scaldato o comprate proprio surgelate? Perché non l'ho mai Sono visto. comprate surgelate, praticamente sono nel sacchetto, quelle all'Eurospin, sai? Ah, ho capito, quelle nel Proprio sacchetto. Ah, ho capito, ho capito.
mai mangiato in vita mia. E non ti invidio, però vabbè. Ma non solo male, non solo male. C'è di peso. Quando andavo a pescare alla scuola di grafico pubblicitario, mi mangiavo due volte, provai a mangiare i risotti, quelli che li devi buttare nell'acqua bollente per fare. Ah, in bustina. Mamma mia, sono stato sempre malissimo, però vabbè. Ragazzi, io ho mangiato la pizza dell'Eurospin, quella che prendi e butti nel forno. Allora, l'ho mangiato una volta, ho cagato tre volte. Nel senso che per tre giorni sono stato male. E ogni volta che passavo a proposito di pizza dell'Eurospin, ma tu la conosci la pagina di... mi sa che è una pagina Instagram o TikTok, no, è una pagina Instagram di recensioni prodotti dei supermercati, cioè di... come cazzo si chiama, aspetta? No, io sono quello della Parkside del Lidl, quelli che è proprio... Ci stanno quei due tizi, che un maschio e una femmina che recensiscono i prodotti culinari, cioè quelli surgelati, e ci sta lui che parla così, oggi vediamo, è la femmina che sta così... No, mi ricordo questo, che praticamente aveva, io credo che quei due abbiano uno stomaco, o da piccoli non mangiavano, quindi è tutto buono, oppure hanno uno stomaco, hanno il gusto della Tamoil da 200 litri perché non hanno gusto, no? Bellissimo, quando dicono, io non lo so. Oppure dentro qualche busta di penne a salmone c'era qualche partita di droga pesante, perché magari... Voglio trovarli, come si chiamano, ma non me li ricordo. È su TikTok questa pagina. Guarda, ti dico una cosa, io dopo c'ho un fatto da raccontarvi, ragazzi, ricordatemelo, perché qualcuno già ha detto stasera, Roberto Marcacci, chi poteva essere, ha detto anche stasera si finisce al cesso. No, ragazzi, stasera si finisce a petardi, già ve lo anticipo. Petardi. Perché? Perché mi sono ricordato delle cose, alla gente piace ridere, stasera li faccio ridere io. Vabbè, meglio petardi che mai, voglio dire. Okay. Allora, ho una domanda io per te. Come mai la Duna? Perché Marcacci l'abbiamo sentito, lo sappiamo il perché. Tu perché? Ma la Duna, guarda, fondamentalmente è scattata questa passione già da quando ero bambino. Non so se hai visto la foto che ho mandato nel gruppo. C'è una foto quando avrò avuto 9-10 anni col giornale con la Duna. Non l'hai mai vista? Non mi sa di no. Comunque. Anche perché da quando sto nel gruppo, dovete sapere, amici telespettatori, che da quando abbiamo quel gruppo lì, io devo scaricare puntualmente il telefonino più volte della tazza del mio cesso, perché si intasa, non ho più memoria, ho 128 giga di scheda, ma di che cosa? Il gruppo WhatsApp che abbiamo noi con Marcacci, Zampo, c'era anche lo Zampo, foto, video, quell'altro, nulla, cioè mi intasano il telefono. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, esatto, diciamo che mio padre viene da una storia, diciamo, legata alla Ford come auto. Diciamo che ha comprato tra gli anni 70 e gli anni 80, ha comprato tre Fiesta e poi una Escort L, che purtroppo, ahimè, quella macchina lì per me era fatale, nel senso che ogni volta che salivo dentro quell'auto lì, che andavamo da mia nonna in campagna, fai conto 300 metri e sboccavo tutto quello che avevo mangiato 10 minuti prima. Perché? Era la nonna o era qualcosa dell'altro? Guarda, no, non so spiegarti, c'era un odore dentro quella macchina, o i sedili, o gli ammortizzatori, non ho mai capito il perché. Insomma, fatto sta che io dentro quella macchina lì non riuscivo a starci, che praticamente puntualmente stavo male. E niente, quindi poi mio padre ha cambiato l'auto e per fortuna ha comprato una Fiat 1 diesel nel 1984, e da lì fu la svolta, perché da quella volta lì non ha mai più fatto male la macchina, e comunque l'auto mi piaceva, perché comunque nel 84 era una bella novità la 1. Sì. E solo che mio padre precisello e tutto quanto, quando ha visto quei piccoli difetti che purtroppo avevano le prime uno, ha cominciato poi a
a rompere un po' i coglioni e dire no, ma basta, io la cambio, perché io mi ricordo ancora il giorno che siamo andati a ritirarla nell'84 e infatti gli ho detto a mio padre, sei ancora in debito per un gelato, perché siamo usciti dalla concessionaria e ho detto ma andiamo al mare a prenderci questo bel gelato con la macchina nuova, e non ci siamo mai arrivati perché si era sganciata la boccola del sotto della leva del cambio e ci siamo fatti praticamente la strada di ritorno con mio padre a bestemmiare e con la macchina con 10 chilometri già in concessionario, che se l'è fatta tutta in seconda. Quindi immaginati un po' il tragitto di ritorno tra fuori giri e bestemmie, praticamente. Fuori giri, poi la quindi già arrivava prestissimo. Esatto, perché già lì era partita male. Poi ho cominciato a trovare da ridire per le candelette che si bruciavano continuamente. Insomma, avevano un po' di difetti che mio padre non era abituato. Poi lui l'aveva presa perché era rappresentante, calcolando il fatto dei chilometri, del consumo, ha fatto i suoi calcoli, ma l'ha presa un po' controvoglia, ecco. Però l'ha presa. E io, quando ho saputo che mio padre nell'86 voleva, 86-87, voleva ricambiare auto e voleva prendere una Super 5, e io ho fatto di tutto, ma veramente di tutto, per convincerlo a prendere quello che era poi diventata la Duna, che già si vedevano le anteprime su gente motori, eccetera, perché era 5 porte, perché comunque era una berlina, poteva fare a caso suo, e io spingevo per quest'auto. Ma immagino, poi alla 86, fine in realtà io benzina la volevate via del Superbowl. Immagino che 86-87 non diesel, benzina, esatto, non diesel, magari una 70, magari anche weekend, perché magari con il fatto che caricava anche del materiale per lui poteva essere comodo anche una weekend. Non c'è stato verso, io più insistevo, più si incazzava e più Super 5. E da lì praticamente poi ha comprato solo Renault, e quindi mio padre ha avuto la Super 5, tutte le Clio, tutti i modelli, fino ad adesso che c'ha l'ultima sua Clio che ha comprato, che è del 2005. Tutte le serie? Tutte le serie? Sì, 2005-2006, esatto, c'è ancora 20.000 chilometri, non ha mai preso la pioggia, pensa a te, la macchina. E quindi, tornando comunque su quel discorso lì, io all'epoca, per gli occhi di un bambino, la Duna la vedevo bella. Però diciamo che è stata, forse questa passione qua è nata proprio per il fatto che è scattata come una ribellione, no? Di dire, perché non la vuoi comprare? Cioè, che io volevo a tutti i costi che prendesse quella. E quindi questa ribellione poi è sfociata in quello che è diventata la mia passione, ecco. Aspetta, infatti mi ricordo sempre tuo padre, diciamo, hai messo il culo poi sulla Duna, perché poi l'hai comprata tu, immagino che c'è. Allora è successo che nel 2010 mi hanno prestato una Duna, ce l'ho avuta per un periodo di un concessionario che me l'aveva data come macchina sostitutiva, diciamo, e perché gli avevo fatto un favore, gli avevo portato un'auto e lui mi ha dato quella per tornare a casa, ecco. Ma diciamo quella ufficiale, quella che ho tuttora, che è la Duna Diesel, la prima Duna che ho preso, l'ho comprata nel 2013, non ti dico la faccia quando l'ho vista sotto casa. Cioè, è rimasto un po', diciamo, spiazzato, e gli ho detto, guarda, tanto sarebbe... 2013? Come? Quanto la pagasti la Duna nel 2013? 200 euro. Madonna! Bellissimo! 200 Allucinante! Euro. Non ti danno un cazzo per 200 euro oggi. Fra un altro 10 anni ne vale 20.000, penso. E praticamente l'avevano inserzionata senza neanche una foto. Era di un'officina che aveva ritirato questa Duna qua a fronte di un acquisto di un'altra auto usata. E infatti c'è stata parecchio in vendita. E l'ho chiamato, mi ha detto guarda, io foto non te le mando, vieni su a vederla se la vuoi, se no altrimenti te la demolisco. E addirittura sono andato sulla vigilia, il giorno della vigilia di Natale, il 24 mi ricordo,
e mi aveva preparato l'atto di vendita e mi ha detto: guarda, se la prendi bene, fai poi il passaggio e vieni a prendere, altrimenti ti rubo 5 minuti, portiamo la duna in demolizione e firmi te come proprietario un intestatario la demolizione e te torni a casa. E io sinceramente per lì era un po', insomma, non era proprio messa bene, era messa maluccio. Infatti ero lì intenzionato a non prenderla, poi mi ha detto: va bene, ho capito, prendo il carattrezzi. No, fermo, prendo la macchina, la salvo e l'ho portata a casa. Dici, scusa? Era arrugginita? Era molto arrugginita? Non era un discorso di arrugginita, il discorso che era una macchina che era tamponata dietro, di quattro colori diversi, tenuta praticamente da cani, perché la usavano in mezzo al campo, che non so cosa ci facevano, secondo me si attaccavano anche qualche rimorchio o qualcosa dietro, e insomma era tenuta proprio male a livello di carrozzeria, a livello di dentro, ecco. Di motore andava bene, però il resto era proprio, cioè, quando la vedevi proprio era sconfortante, ecco. Però poi alla fine, ma dico, quando la ritrovo mai più, una Duna berlina diesel, già all'epoca. E quindi niente, alla fine l'ho salvata, l'ho portata a casa l'ultimo dell'anno e non gliel'ho fatta vedere subito a mio padre, gliel'ho fatta vedere dopo la settimanetta, dopo le feste. E niente, poi da lì ho iniziato poi con le altre, perché adesso ho anche una Weekend 70, c'ho anche una seconda serie berlina bianca come quella che c'ha Maurizio, sai, Fabrizio, sai Mauri chi è? Non lo sai? Vabbè. Sinceramente. Poi ho anche tre Elba, insomma, quindi mi sono proprio lanciato da quella duna lì, mi sono lanciato proprio verso tutto questo mondo brasiliero, ecco. Ma perché le trovavi tutte a poco? Eh sì, fondamentalmente sì, perché allora la Weekend 70 a regalo, la berlina seconda serie ugualmente anche quella lì a regalo, la Elba verde 1500 ha voluto 200 euro perché ci aveva messo la settimana prima gli ammortizzatori nuovi, però praticamente a regalo. E poi la Elba Diesel che ho tuttora, che è la mia daily car, anche quella lì a regalo, che l'ho presa un anno fa, un anno e mezzo fa. E la 1600 benzina climatizzata, anche quella lì non era proprio regalo, 50 euro ho voluto. Quale? Però non è un'auto funzionante, perché la Elba 1600 climatizzata. Quindi tutte Elba e una Duna. C'ho tre Elba e tre Duna. Come? Quindi tutte Elba e una Duna. Tre Elba e tre Duna. Sì, scusa, sono tonto. Dopodiché. Vabbè, se praticamente stai rispondendo da solo a tutte le domande che ti avrei fatto. Quindi, vabbè, se bene, puoi continuare, sennò ti chiedo qualcos'altro. Dopodiché, come sei arrivato a creare il club e a fare i raduni? Perché dopo arriva anche a quello. Allora, praticamente è successo che nel 2010-2011, quando diciamo ero propenso poi comunque a cercare un'auto per finalmente coronare questo sogno di avere una Duna, ho fondato, diciamo, un gruppo su Facebook. Ed ero completamente da solo, cioè, ma solo nel senso che ero l'unico ad avere la Duna. Mettimi mi piace da solo alle foto della Duna Club Italia, un amico membri, comune, solo Mauro Minetti. Mauro Minetti. No, in realtà si chiamava Fiat Duna e basta, poi ci ho cambiato il nome dopo. Però insomma, diciamo che ho coinvolto anche qualche mio amico, qualche appassionato, così, dai, ti prego, entra, almeno facciamo un numero. Cioè, insomma, comunque alla fine... Vai. Finisci. No, dicevo che alla fine poi, nell'arco del tempo, insomma, le persone piano piano hanno cominciato a capire
diciamo che il valore della Duna nel collezionismo, e piano piano si sono aggiunte le persone. Poi esistono anche una fascia di, diciamo, di persone che non intervengono mai nel gruppo, hanno la Duna però non li vedi mai, magari la usano per conto suo a scopo auto di tutti i giorni. C'è varie tipologie di persone, però diciamo che nel complesso sono persone che sono arrivate piano piano e che poi una ha tirato l'altra, ecco. Perché comunque se tu poi alla fine anche un'auto bistrattata, un'auto magari non bella, cominci a, diciamo, come dico io, apparecchiarla bene, nel senso che fai delle belle foto, un bel contesto, oppure non so, magari fai anche qualche video, qualcosa che comunque la valorizza e che comunque abbini un lato estetico attorno a sé bello, forse magari tanto magari cominci anche a trovare qualcuno che dice: ma sai, tutto sommato non è così brutta, ecco. Cioè, forse è anche quello che ha fatto tanto, ecco, nell'evidenziare il modello, ecco, nel far sì che venissero fuori delle persone che guardavano la Duna con un occhio diverso. E ci sei riuscito fino alla fine? Ma diciamo che non c'è mai una fine, perché comunque è sempre in continua evoluzione questa passione, diciamo così, particolare. Basti pensare che c'è uno che si chiama Manuel di Trento, può darsi che l'avrei già sentito o visto, che tuttora... ti interrompo un attimo, scusate. Ma nella chat stanno chiedendo come si chiama la madre di Fabrizio. Tu, Fabrizio, rispondi pure, ma fatevi i cazzi vostri, cioè, scusate, ma che cazzo? Ma che dinamica è? No, raga, non si può. Cioè, secondo me sono informazioni che possono anche rimanere private, non lo so, fatevi. Comunque, prego. Allora, quello che ti volevo chiedere principalmente, quando si fanno raduni e club di auto specifiche, di altre marche, generici, ci sono persone che seguono i raduni, persone che vanno ai raduni, persone entusiaste di portare le auto raduni, le proprie auto ai raduni. La Duna, essendo stata un'auto, l'abbiamo detto anche nel nostro video, bistrattata, un altro post comunicata anche dal Papa, era un'auto di cui la gente, anche chi l'aveva, se ne vergognava pure certe volte, eppure era un'auto che era anche una spanna sopra a tante nostre auto italiane. Le persone che si approcciavano ai raduni quando l'ha iniziato a organizzare, com'era la faccenda? Perché mi immagino che chi veniva, chi non si avvicinava, chi faceva, chi diceva. Torniamo a quella barzelletta un po' che ci raccontò zio Antonello. Come veniva vista alla fine la Duna in un raduno generico, casomai non tuo, oppure un raduno di Duna? Le persone che facevano... Allora, diciamo che a un raduno di Duna ovviamente trovi chi fine condivide quello che è la passione per la Duna, e quindi di conseguenza non hai, diciamo, hai dei problemi poi alla fine relativi, non è che hai comunque delle opinioni contrastanti. Mentre invece su un raduno generico o anche semplicemente anche magari portare l'auto magari alla fiera, come mi è successo a Milano, e per assurdo, e te lo dico per assurdo, e c'ho anche delle fotografie che possono testimoniare, c'era il capannello di gente intorno alla mia Duna e c'erano delle Alfette, delle Giulia, delle macchine anche belle che non se le cagava nessuno. Cioè, non se le cagava nessuno, c'era il capannello di ragazzi, gente a guardare la Duna, a fotografarla, e attorno alla Duna vedevi tutte queste auto qua che magari forse anche il contesto della fiera magari che ti può portare anche a banalizzare un po', ecco, dici, sai, l'Alfetta ce n'è tante, capito? Certo, diventi quello originale praticamente, quindi possiamo dire, esatto, che tu sei stato nel tuo piccolo quello che ha creato questa, cioè più che creato a cioè sei stato il primo ad aver ideato il concetto che la Duna possa essere qualcosa di interessante proprio perché è così particolare e è stata così disprezzata, è considerata brutta, e tutte queste cose la rendono unica, però praticamente, perché
che alla fine è come la multipla, tanto disprezzata esteticamente, però alla fine... Però la multipla è, diciamo, un po' alla portata degli occhi di tutti, e comunque se la incontri per strada non ti, diciamo, non ti fa quella differenza rispetto alla Duna. Cioè, io vedo, quando vado in giro con la Duna, ragazzi, vedi una Duna, vedi una multipla, gli occhi vanno sulla Duna, ecco, nonostante diciamo, certo, la multipla può avere, capito? Certamente. Purtroppo la Duna diciamo che ha avuto il suo problema all'inizio, tutta la sua storia ormai la conoscono tutti, poi si sono susseguite altre auto che erano anche peggio della Duna. Il problema è che poi della Duna è rimasto il simbolo, delle altre auto no, anche perché poi sono cambiati pure i tempi, le circostanze. Io ho sempre detto, allora, che se Duna e Arna fossero nate negli anni 90 sarebbe stato tutto diverso. Ora, io, guarda, vorrei intervenire su questo e dire la mia. Aspetta, però, la Duna degli anni 90 non è la Palio? Sì. Sì. Alla fine, diciamo, la Palio è andata bene, quindi la Duna è nata anche negli anni 90. Ha proseguito la sua vita, solo che è cambiato. Ma non in Italia. Esatto. Diciamo che, allora, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione per quanto riguarda la storia della Duna e del perché poi è andata così, e di come si è mosso il mercato. Allora, fai conto che quando è uscita non c'era ancora la Tipo, quindi c'era un buco in un segmento che comunque lo ha colmato, e infatti se guardi, diciamo, le vendite del modello della Duna, nel primo anno, cioè dall'87 all'88, ha venduto praticamente più della metà delle sue importazioni totali da quando è stata qua in Italia. Ne ha vendute 58.000 solamente in un anno. Poi nell'88 è venuta fuori la Tipo, che ovviamente non ha invecchiato. Ti interrompo un secondo, Mauro. Dimmi. Ti interrompo solo un secondo. Per chi non lo sapesse, ci sta seguendo, negli anni 80 58.000 auto non erano poche come al giorno d'oggi, erano tanti numeri, non erano poche. Considerate che la Tema l'hanno fatta in 500-600.000 esemplari in totale, adesso queste sono, no, o 400.000 se non ricordo male, ma comunque sì, erano numeri ben al di sopra della nostra concezione odierna. Prego. Che poi stiamo parlando di importazioni, non di costruzione, perché poi nel globale la Duna è venuta di più. Quindi diciamo che in un anno solamente 58.000 ne hanno vendute in un anno. Poi è venuta fuori la Tipo a febbraio 88 circa, se non mi vado errato, e da lì è iniziato il declino, perché la linea della Tipo effettivamente non ha invecchiato solamente la Duna, ma ha invecchiato un po' tante auto, e sicuramente quella che poteva, diciamo, subire di più è stata appunto la Duna, che diciamo poi nel tempo ha, diciamo, è stata un po' relegata, è stata un po' messa da parte, capito? E ovviamente la clientela si orientava su quello che è nuovo, sulla Tipo. Poi sono stati complici anche i concessionari stessi, perché ricordiamoci che la Duna aveva un buon, diciamo, prezzo di attacco, però aveva anche delle percentuali, diciamo, di guadagno al concessionario molto inferiori già rispetto a una 1. Infatti cercavano di invogliare poi a comprare le 1, a comprare quello che avevano magari in casa, che gli portavano d'ufficio, piazzali pieni di 1, che dovevano venderle in qualche modo e ci guadagnavano di più. E poi c'è un altro fattore che è stato determinante, il fatto che la Duna è stata politicizzata, quindi quando è venuto fuori il discorso del calendario cuore, quando è venuto fuori il discorso di Beppe Grillo, quando è venuto fuori il discorso di tutta questa satira che è venuta fuori. Ascolta, Mauro, nel video che abbiamo fatto sulla Duna noi non abbiamo approfondito sul fatto del calendario di Beppe Grillo e di queste questioni qua, quindi secondo me se ci fai una spiegazione di tutto questo, secondo me può essere pure interessante. Io sapevo, guarda, che Beppe Grillo la utilizzò per smerdare gli agnelli, credo, però non so più. Esatto, infatti è quello che, come appunto dicevo, è stata politicizzata, quindi
diciamo, ai Danieli, alla Fiat, di riflesso tutto, diciamo, a suo modo di lavorare, di trattare gli operai, queste cose qua, è stata strumentalizzata. Quindi, di riflesso, quando tu generi una satira, un'ironia su un modello che già di per sé può essere attaccabile, è normale che poi questo modello qua lo vai a fondare, capito? Oltretutto in concomitanza di modelli nuovi che possono benissimo sostituirla. E quindi purtroppo ho fatto questa fine qua, che poi hanno provato con il famoso restyling dell'89 a renderla un po' più bella, nel senso un po' più interessante, ecco, ad apportare le modifiche, ma ormai il danno è stato fatto, quindi anche se era molto più carina, molto più simile poi alla Elba, ormai il danno è stato fatto e non c'è stato più modo di recuperare. Pensate che nel 91 di Duna ne hanno immatricolate solamente 5.000. Quindi, Quando cioè, nel nel 91, che dal ah. gennaio 91 a luglio 91, 5.000 esemplari sono stati immatricolati. E quindi già lì faceva capire che era un modello che stava affondando. E poi, per assurdo, la Weekend, che era invece anche a livello stilistico un'auto valida, si trascinava poi il declino anche su quella versione lì a causa della berlina. E quindi è stata una cosa un po' assurda. Infatti, questa teoria è stata poi, diciamo, confermata dal fatto che è bastato mettere Innocenti Elba e l'auto, cioè la Duna Weekend, diciamo, migliorata, è durata fino al 97. E Addirittura è stata invece addirittura Euro 2 è diventata addirittura la Elba negli anni. Quindi vuol dire che alla fine il danno stesso era il danno del nome che ha affondato tutto e anche la Weekend. ok, c'è un tizio che si sta preoccupando. Alessio 89, tranquillissimo, non ti preoccupare, non era per io non ce l'ho con te, non ce l'ho personalmente con nessuno, è solo perché cioè, fare queste conversazioni in una chat pubblica non ha senso, sono cose che al massimo si chiedono in privato. Vabbè, comunque, Allora, continuiamo. dal dopo Duna siamo arrivati praticamente alla Elba con cui hanno cercato di riprendere il nome, e dopodiché siamo Esatto. arrivati alla Palio. La Palio effettivamente in Italia ha avuto è stata una Ah, storia che io ce l'ho. io avevo una domanda, non mi è rivenuta in mente. Vabbè, fai, cerco di ricordarmi, Ma io sono veramente volevo, scusate, io vorrei fare anche una Vai, parentesi sulla storia della Elba, poi se me lo, fai dopo me lo la parentesi. concedete, anche voi Vai, vai. andare sulla Palio, ecco. Diciamo che anche qua con Discorsi Innocenti, diciamo, è stato usato un marchio in maniera, secondo me, poco appropriata, perché sì, è vero che alla fine è stata la salvezza, diciamo, del modello di per sé. Però, se andiamo a ragionare un attimo, è stata un'illusione, è stato un fuoco di paglia per i concessionari innocenti. Con questa Elba qua hanno illuso una marea di concessionari, assistenze autorizzate, che credevano che il marchio andasse ancora avanti. Invece è stato un flop, ma non il modello, è stato proprio un flop l'operazione di per sé, capito? Del fatto di marchiarli innocenti. E nei confronti di queste persone. E comunque diciamo che nel complesso, diciamo, la Elba ha portato con sé delle migliorie notevoli, dai motori a tutte le modifiche che sono state fatte. E se vai a, diciamo, a esaminare bene il prodotto, è diventata poi il canto del cigno della Duna, ecco. Ha eliminato anche tanti problemi che avevano sulle sospensioni, sulla qualità interna dei tessuti, sui problemi che avevano con Scotto, infatti modificandolo con quello tipo Fiorino 1. Cioè, sono state portate delle migliorie che poi già nel 94-95 si può dire che era un canto del cigno. Ed ha venduto parecchio, ha dato dei buoni risultati.
E infatti lo dimostrano anche lì le vendite, che purtroppo io non le conosco con esattezza quante ne hanno vendute, però se ne vedono ancora abbastanza di erba in giro, quindi già quello ti fa capire che insomma qualcosa di buono è stato fatto. Sì, ma quelli erano gli anni 90, dico io. Negli anni 90 purtroppo mi sono reso conto che tu più di me te le ricordi perché sei più grande di me. Abbiamo avuto un problema di crisi nazionale che purtroppo io me lo ricordo perfettamente. Vedere quindi la bellezza aveva un criterio fondamentale. Fabrizio, puoi ripartire da capo? Si è resettata la cosa, ti sono saltati 5 secondi, vai. Vabbè, allora noi siamo passati dagli anni 80 in cui erano anni in cui bisognava apparire, cercare di far capire alle persone che tu avevi i soldi e non ce l'avevi, quindi la bellezza aveva un nodo focale, casomai non l'utilità, per poi arrivare negli anni 80 c'era la mentalità, diceva fa mucca, sì, la regata non funziona, la cambio con la tipo, tanto i soldi ce li ho, me lo posso permettere. Esatto. Fino ad arrivare agli anni 90 in cui tu c'è stata questa crisi del 93, 92-93, c'erano i problemi, c'era tutto quanto, e le persone iniziavano a guardare le auto sotto l'aspetto dell'utilità, è brutta, non serve, non fa niente. Questa fu una cosa che abbiamo già analizzato con Emilio Zucchetto, che nei camion, in cui si diceva che per esempio il Turbostar, che era il Turbostar, l'Eurostar, che era una macchina dove tutti gli autotrenisti si sono accontentati, detto sì, vabbè, funziona, costa quello che costa, va bene così. L'Innocenti, forse la Elba, ha fatto la stessa trafila, nel senso che ha iniziato a fare la sua carriera, detto, le persone si sono avvicinate, hanno detto, ma tutto sommato la 1 seconda serie costa X, questa è più robusta, comunque sia così, funziona. La voce sulla Duna si era sparsa che era una macchina brutta, ma comunque efficace, e le persone che hanno comprato poi alla fine la Elba se la sono tenuta per tanto tempo. Quindi Vero. gli anni 90 ci hanno messo lo zampino. Era tutta l'epoca di auto, tutto sommato, che dovevano solo funzionare per tanto tempo. Tu come Quoto, la vedi questa quoto. cosa? Meno male. No, sì, effettivamente è vero. C'è stata poi un'inversione di tendenza diciamo, dall'apparire alla concretezza. E C'è quindi Felice diciamo che. Formichetti, cioè scusate, c'è Felice Formichetti, un abbonato che ringraziamo per essersi abbonato e vi invitiamo ad abbonarvi perché per ogni abbonato ricevuto è un passo più vicino alla leggenda del Padron Bianco che dice che le ultime Duna le vendevano regalando un televisore. Proprio per dire, piglia di No, soldi, almeno ti no. guardi Telenorba, non lo so. Odio TV. Era un'operazione commerciale dei concessionari, ma non erano nelle ultime Duna. Hanno fatto quell'operazione lì, l'hanno fatta verso tra l'89 e il 90, quindi c'era ancora un po'. Diciamo di margine ancora, se non l'hanno fatta proprio Ah, ok. all'ultimo, ecco. Regalavano anche una videocassetta insieme al televisore. Televisore e videocassetta del video della Duna. Ah, per capire meglio. Eh sì. Ok, dopodiché siamo arrivati dopo la Innocenti Elba del 97 che è stata dismessa, se non ricordo male, siamo arrivati alla Palio, ma la Palio ormai era figlia di un'altra epoca. Ma io prima di arrivare alla Palio vorrei chiedere. E invece, perché la Duna, che fa schifo al cazzo, è brutta in culo, eccetera, 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 che poi alla fine non fa schifo tecnicamente, meccanicamente, perché ha avuto così tanto successo in Brasile? Cioè, in Brasile ha avuto successo. Cioè, se la sono comprata. Almeno credo, Perché Cioè, questo che so sì, io. no, in Prego. effetti, non solamente in Sud America, ma parlando in generale tra Brasile e Argentina, è stata anche addirittura esportata, parlando anche di paesi europei, anche in Grecia, è stata esportata anche in Nord Africa, ce n'è diverse in Tunisia, perché ho delle foto di un mio amico che è andato in Tunisia e che ha conosciuto chi
tuttora ha delle Duna che l'avevano comprata all'epoca, quindi diciamo che è stato un successo proprio generale, perché poi comunque diciamo che avevano un come ti posso dire, loro cercavano a livello stilistico, ma non solo, ma anche a livello pratico, un'auto che avesse appunto la forma della berlina, che comunque avesse il culo dietro, per farti capire, perché usava così, e che comunque non costasse tanto, che fosse una un'auto alla, alla portata delle famiglie, alla portata comunque di diciamo di una situazione economica del paese, che comunque non è che riversava i grandi, diciamo, grandi soldoni, ecco, capito? Quindi ha fatto successo per questo motivo qua, perché comunque lo stile proprio di Sud America andava a ricercare il terzo volume, e quindi è per quello che è stata creata, diciamo, la Duna inizialmente appunto per loro, e poi Chidella e comunque la, la direzione Fiat ha avuto questa, diciamo, idea di importarla, anche perché comunque tanto avevano, diciamo, questa, questo scambio a livello navale già per altri motivi, e quindi hanno sfruttato, diciamo, questo andirivieni di navi per poterla, cioè per importarla, ecco. E, però ecco, diciamo che tornando sempre al discorso che mi dicevi, è più che altro un discorso di stile, discorso di, del terzo volume. Ok, bom, noi in Italia non abbiamo molto le... esplicativo. Stato... Abbiamo la God, è sparito Fabrizio, la particolarità che noi abbiamo il terzo volume, cioè noi abbiamo bisogno del terzo volume, loro no. No, è sparito l'audio di Fabrizio. Fabrizio, è sparito l'audio. Ragazzi. Sì, ha detto vai un po' a scappare, un po' a cagare. Questo è il momento della serata in cui comincia a fare schifo la, la connessione tua. Ma perché ti chiami Wasabi? Cioè io non me ne sono accorto, ma c'è un pirla. È sparito. È sparito Wasabi. Vabbè, io approfitto del momento di pausa per invitare tutti ad abbonarsi, ragazzi, abbonatevi e scoprirete tante belle cose. Non è vero, in realtà non c'è niente di più. Ah no, una cosa c'è, per gli abbonati in realtà rimane sul canale visibile il trailer dei video che escono sul canale. Questa è l'unica cosa che posso dare al momento a voi. Anzi, se avete qualche consiglio su qualche contenuto che può essere riservato solo a voi abbonati, e ditemelo, magari c'è qualcosa di più che posso fare, che posso darvi, non lo so, un dietro le quinte, qualcosa, vi interessa qualcosa, fatemelo sapere. Grazie e arrivederci. Ciao. E invece rimango qua. Prego, continuate, ho finito la sceneggiata. Chiedo scusa, mi ero interrotto. Mi vedi? Non ho capito. Fabrizio è rimasto interdetto. Sì, mi senti, mi vedi? Mauro Minetti, ti vediamo e ti sentiamo. Era Fabrizio che era sparito. Ero sparito io. Ah, mi è venuto fuori un'icona con scritto non visibile. Ah, oh, no, ci sei, entro qua. Ah, bene, bene. Ho messo la Duna in sovraimpressione qua. Perché sì, almeno sì, così ok, eccolo qua Fabrizio. Capisco che stiamo a parlare della Duna, giusto? Fabrizio sparisce di nuovo. E, no, è quel momento della serata, dai, abbiamo capito. Vabbè, aspettiamo un po', facciamo 5 minuti di pausa. Raga, andate a fare pausa pipì, eccolo di nuovo. No, pipì. No, non potevo riuscire perché praticamente sentivo dalle cuffie. Vabbè, lasciamo stava. Ho sbagliato io a fare una cosa nel rientrare, non ho capito manco perché sono uscito. Allora, Fabrizio, sai perché? Perché tu la mattina non fai colazione. Ecco, io faccio solo colazione la mattina, quindi è a posto. Che cazzo ti mangi? Ma mi vedi ogni volta? Scusa, ma hai detto mannaggia isto? Ho sentito una... No, è sbagliato. Sì, ma che cazzo ti guarda, scusa? Ma chi ti vuole vedere poi, tra l'altro? Ma è meno male che non mi vede. Allora, non ho capito a che punto siamo rimasti, quindi... Siamo rimasti al perché la Duna ha incontrato più successi in Sud America, il motivo del suo successo. Vabbè, perché ti ho spiegato che sì. Il terzo motivo era il suo stile, che con il terzo volume
diciamo che era preferito, ecco, da parte di loro, ecco. Mentre in Italia invece stava andando la piccola berlina, andava in praticamente in non era più di moda, ecco. Certo, andava di moda il nuovo concetto, l'allora nuovo concetto di hatchback, due volumi. Ma purtroppo se ne sono riscontrate troppe di auto che da tre volumi, la stessa auto due volumi era mio Dio, mio pento e mi dolgo del cuore dei miei peccati. Cioè abbiamo avuto la Duna, dopodiché parallelamente abbiamo avuto la sua sorella che è la 1CS, tutto a posto, tutto a prendersi sta 1CS, era uguale, era la stessa macchina un altro po'. Poi abbiamo avuto la Renault 9, bella, hanno messo la Renault 11, non si comprava più la Renault 9, si comprava la Renault 11, hanno dovuto creare altre cose per la Renault 9 per farla comprare. La Regata è una macchina che è andata bene perché era completamente diversa, non aveva il due volumi la Regata, e Sanghidella ci vedeva lungo. Dopodiché arrivò la Tipo, asfaltati tutti, finito, e si è rivoluzionato completamente il concetto. Comunque anche il concetto della 1CS è un concetto tutto a sé, eh? Sì. È una cosa che viaggia, diciamo, a modo suo. Te considera che la 1CS è una, diciamo che va bene, stilisticamente è una 1, ma in realtà non è una 1, perché comunque sia come pianale, come tutto, è tutt'altro. Però dava la possibilità, l'opportunità di acquistare un'auto che, cioè una 1 che costava meno della Sting, però avevi degli accessori che sulla Sting non avevi, come i vetri apribili a compasso, il 3G18 già compreso nel prezzo, tante altre mille cose, come anche, non so, il termometro dell'acqua sul quadro, avevi le borchie di tipo integrale, cioè praticamente. Senti, ma tornando, tra l'altro mi pare di ricordare che esisteva una versione della Duna mezza sportiva, SCX. Aiutami. Sì, però era riservata al Sud America, è la SCX 1006. Ma per caso c'è qualcuno che in Italia ha provato a importarlo oppure allora, farla proprio, no, crearla, che è qua fisicamente? No. L'unica un po' particolare che è arrivata in Italia e che è ripartita per il Sud America è un signore che l'ha praticamente portata in Italia per farla allestire da scionieri, quindi fare una cosa originale fatta apposta. Esatto, cioè lui praticamente l'ha importata in Italia via nave, questo qua è un pazzo scatenato, l'ha portata da scionieri, ha fatto un allestimento apposta per lui e poi l'ha rimportata giù in Brasile. E quindi e come mai nessuno si è mai mosso nel fare una Duna SCX in Italia? Può essere una cosa originale, non ce l'avrebbe nessuno. Ma perché comunque non andava il modello principalmente. Fa investire, no, su il problema, non va. No, il problema, vabbè, adesso lo fai come sfizio personale. Vai, adesso, no. Non so se tu la metti dal punto di vista commerciale, cioè per il perché non l'abbiano mai importata, no. Vuoi dire se qualcuno che magari è riuscito a importarla. Ma non, oddio, so qual era la domanda. No, allora io non intendo se in realtà sono interessanti tutte e due le domande. Io intendevo la seconda opzione, cioè come mai nessuno l'ha mai deciso di importarla in Italia oppure di rendere la propria Duna normale, farla così, cioè farla diventare così. Ah. Va chiesto Marcacci qua. In che senso? Io chiedo a Marcacci. È lui il responsabile tuning, è lui. Ah, ok. Sto scherzando, Sto scherzando, però no, effettivamente sì, è vero, cioè non so, nessuno ci ha mai provato a ricrearla, comunque fare una replica o importarla, non so perché, ecco. A parte invece perché non ai tempi non fu proposta qui? Perché non avrebbe venduto? Credo di sì. Non avrebbe sicuramente venduto. Vabbè.
parliamo già di un motore 1.6, parliamo di, diciamo, di una cubatura che secondo me in Italia un'auto del genere già si compravano le regate a 70 perché erano 1.3, figuriamoci se si compravano una Duna SCX 1.6, cioè, anzi la maggior parte sono le 60 quelle più vendute, perché la gente, sai, prendiamoci la 1.100 perché 1.300 c'ha un cavallo fiscale in più, guai, cioè, facevano tutti quei calcoli mentali lì. Mm-hmm. Quindi secondo me già era sul filo del rasoio e lo sapevano già. La Duna, il cavallo fiscale sono 10 cavalli? Come? No, cavalli fiscali sono quelli per l'assicurazione che vanno in base alla cilindrata. 1.400 cavalli fiscali, 1.000 su 10 cavalli fiscali. All'epoca okay. Praticamente c'erano i cavalli fiscali che ti influivano sul bollo e sull'assicurazione. Perché allora, praticamente c'erano delle fasce di cilindrate che secondo che fascia eri pagavi di più o di meno, capito? Quindi la gente prima di comprare la macchina riguardava bene. Infatti il 1.301 c'è il motivo del perché 1.301 o anche il 1.116, perché erano, diciamo, non sforavano quel centimetro cubo di cilindrata che sennò rientrava in una categoria superiore. Capito. Un'altra domanda ce l'avevo, ma me la sono scordata, me la devo ricordare. Però nel frattempo mi è venuto un dubbio. Siccome sono ignorante, è giusto che si sappia, ma io mi ricordo che la due cavalli, come si chiama? La Citroën due cavalli. Citroën due cavalli. Io non so, allora io di Citroën, delle macchine francesi non so un cazzo, mi frega niente. La Citroën due cavalli, oh madonna, ho smontato mezzo. Si chiama due cavalli perché quei due cavalli corrispondono a 20 cavalli, che io sappia. No, era la potenza fiscale, era un altro concetto dei francesi. E quindi, cioè, mi fate chiarezza su sto fatto, i cavalli fiscali, I cavalli fiscali sono soltanto una questione di regolamentazione per le tasse e basta. In Italia. I francesi avevano la loro regolamentazione dove la due cavalli... Fatta in un altro modo. Sì, dopo il motore 4,50, che non mi ricordo quanti cavalli avesse, 13, veniva chiamato, aveva la potenza fiscale di due cavalli. Ok. Un po' come la Renault 4CV, no? Ah, tra l'altro Fabrizio, un po' di tempo fa vidi un video su YouTube che facevano la prova fisica per vedere quanti cavalli aveva un cavallo. 13 cavalli, e non sono 13 cavalli, sono 3 cavalli e mezzo. A 3 cavalli e mezzo. Io mi ricordo che c'era una prova che diceva che poteva andare dai 3 ai 13 cavalli o dai 3 ai 6 cavalli, ma non me lo ricordo. Allora, però un cavallo non ha un cavallo di potenza. Sì, hanno fatto la prova con un cavallo a caso, cioè niente di speciale, e c'aveva 3 cavalli e mezzo. Però hanno messo a confronto anche la forza di un essere umano, era tipo 0,4 cavalli, una cosa del genere. Cioè, mica scemo. Porca troia, comunque è impressionante. Vabbè. Sì, ci sta tutto quanto. Comunque per i più giovani che ci stanno seguendo, il discorso dei cavalli fiscali era una cosa che chiunque andava a controllare, andava a vedere e cercava di capire, perché c'era molta differenza di mantenimento dell'auto, che non era appunto, non era un rapporto peso-potenza, era solamente legato alla cilindrata. Quindi c'erano delle fasce proprio dove tu rientravi, e adesso io non me le ricordo esattamente come erano, però tipo fino a 1.116, 13 cavalli e così via. Infatti le cilindrate le venivano adeguate in base proprio anche a questa tabella. Ecco, quindi molte auto di anni 80. E questo sistema di cavalli fiscali influiva in quale modo sui costi dell'auto? Influiva sul bollo e sull'assicurazione. Quindi e anche sul super bowl. Ti costava di più di mantenimento rispetto a un 1.000. Sì. Esatto. Cioè non veniva presa di considerazione la potenza, cioè rapporto peso-potenza, ma veniva preso come riferimento la cilindrata. Quindi tu potevi avere, non so, un 1.300 con 90 cavalli, oppure un 1.300 con 70 cavalli, pagavi lo stesso.
Capito? Di bollo, Quindi, in di base al appurazione. numero di cavalli fiscali, veniva calcolato il bollo da pagare. Esatto, e anche super bollo diesel. Il superbollo invece esisteva solo sul diesel. Esatto, L'ennesima e cagata praticamente proprio. come? Infatti, Proprio questa cosa l'ennesima cagata all'italiana proprio. la esploriamo nel video che esce adesso della Panda diesel. Eh sì. Poi Il fatto vi siete della. dimenticati forse una cosa anche da una volta c'era anche la tassa sull'autoradio. Cioè? Quindi nel bollo auto, se tu avevi l'autoradio, dovevi pagare una sorta di sovrapprezzo per l'autoradio. Cioè, tipo il canone. Esatto, tipo una sorta di canone e pagavi appunto, adesso non mi ricordo esattamente quant'era la cifra, ma comunque pagavi quel qualcosa in più e ovviamente se ti fermavano, che ti trovavano l'autoradio e te non avevi pagato diciamo il sovrapprezzo, l'autoradio ti facevano verbale. Perché oltretutto una volta il bollo, quando è passato da 83, che è passato diciamo di possesso, doveva, Aspetta, c'era aspetta. l'obbligo di Aspetta. esibizione sul parabrezza del bollo. Quindi comunque quando ti fermavano tu dovevi avere il bollo pagato, se no ogni volta che ti fermavano ti facevano la multa per il bollo che te non hai pagato. Era un'imposta Quindi. della FIA, della SIAE, ci dice Felice Formichetti. Della No, non era SIAE. della Che SIAE, cazzo c'entra la no. SIAE? Che è musica? No, non era della Ah, allora, SIAE. per quelli diversamente vecchi, allora. Prima del 1983, questi signorotti al governo, il bollo auto era proprio un bollo che veniva esposto o di carta o ancora prima era un adesivo che dicevano, attestavano che tu avevi pagato il bollo dell'auto, che era una tassa di circolazione, ossia se tu la macchina la usavi pagavi, se non la usavi la tenevi in garage senza problemi, non pagavi un cazzo di niente. Siccome avevano imparato al governo che c'erano anche col fatto del superbollo, ci diceva Minetti, quando noi abbiamo parlato per stilare il video della Panda, perché dietro il video della Panda diesel c'è anche Minetti, sappiatelo. Quando ci fu il problema, si passò nell'83 da tassa di circolazione a tassa di possesso. L'abbiamo preso per l'ennesima volta nel culo noi appassionati di auto, perché la macchina la dovevi usare per forza e le persone che avevano le macchine diesel e non volevano pagare il superbollo tenendola dentro, invece erano costrette a pagare il superbollo anche per una macchina che non usavano. E da lì iniziò l'escalation di auto, chi se l'è tenuta, chi l'ha rottamata, chi l'ha versata, chi ha fatto, chi ha detto, e quindi siamo arrivati ai giorni d'oggi che pure se... Con la nuova riforma questo è giusto per l'altra argomentazione del nostro piccolo gruppo WhatsApp, la nuova legge italiana che dice che se tu hai un accesso di un palazzo che dà sulla strada e possono entrare tutti quanti, se hai una macchina messa lì, puoi pagare, devi pagare il bollo perché se no sei in multa. Io devo ancora capire il Questa vigile non l'ho urbano capita. che... Allora, facciamo conto, Il il palazzo bollo. che sta... Il bollo dell'auto. Ah, L'assicurazione forse, non il bollo. scusa, ho sbagliato, l'assicurazione. Siamo costretti a pagare l'assicurazione se, per esempio, in un androne dei palazzi, quei palazzi che hanno accesso alla strada comune dove tutti possono accedere, ti costringono a pagare l'assicurazione. Invece, se tu casomai la casa è completamente chiusa, come possa essere una villetta privata, e c'è la macchina dentro ferma che non utilizza, l'assicurazione puoi anche fare a meno di pagarla. Però torniamo a leggere sempre lo stesso libro: come metterlo in quel posto alle persone che hanno delle auto. Addirittura, scusami se ti interrompo, c'è stato poi un periodo che appunto la gente si è lamentata per il superbollo diesel e per addolcire la pillola hanno dato la possibilità di pagarlo in quadrimestri. Quindi praticamente ti Ci stanno. inculavano in modo quadrimestrale. Praticamente ti dividevano l'ammontare annuale, te lo dividevano, potevi pagarlo quadrimestrale Ci sul dicono in superbollo. chat che addirittura anni fa, però questo mi dovete dire voi se è vero o no, c'era anche la tassa dell'accendino in auto. Ma No, questa mi no, no, sembra non una stronzata, dai. esageriamo Ah adesso, no, non lo sta esageriamo, dicendo ma non c'è. l'avvocato. No, no, assolutamente Ma no. perché tu stai a sentire l'avvocato, Gabriele? Cioè, da quando ascolti l'avvocato? Io sono
la legge uguale per tutti. La legge comunque uguale poi alla tutti. Fine, fatta la legge, trovato l'inganno per quella dell'autoradio, noi italiani ormai sappiamo come siamo fatti, e mi ricordo che all'epoca c'erano la gente che si inventava di tutto per non farla vedere l'autoradio. E infatti io nel BMW, che io sono BMW 520, c'ha un sistema con un pulsante nascosto, con un tappo che sembra che non la macchina non la radio, che sembra il tappo originale, che quindi è chiuso perfettamente, però in realtà sotto c'è l'autoradio. Cioè, quindi avevamo, diciamo, questa moda qua di nascondere. Però in realtà questa cosa mi fa venire in mente che in realtà parecchie macchine che noi abbiamo visto, che appartenevano agli anni 80-90, cioè avevano l'autoradio a scomparsa con la tendina. Bravo. Che si chiudeva sopra. Bravo. Ma quella era per Bravo. Cosa, adesso potrebbe avere più senso questa cosa. Cioè, no, esteticamente ci aveva senso, però magari la tema il cassonetto che si chiude per un'altra questione, non per una questione di estetica, per una continuità del cruscotto, per non vedere quella sorta di buco inclinato dello stereo, ma più che altro perché loro tendevano a nascondere lo stereo in casi di furti. Infatti in quegli anni nacquero anche gli stereo, esatto, le autoradio che avevano, te le ricordi, Minè? Estraibili. C'era mio padre che si portava l'autobox al mare. Ha fatto più vacanze con l'autoradio, più l'autoradio che me. Senti ragazzi, mo due sono le cose: o ci distraiamo un secondo dalla serietà, perché stiamo facendo una live troppo lineare e troppo interessante. Allora io direi che questo è il Bravo. Momento opportuno per spararci un fufu. E si vola. Ma che cazzo vuol dire un fufu? Non ho la minima idea e non mi interessa nemmeno. Allora, qua ci abbiamo. Sono come quei cartoni animati, gli Asdfu Movie. Migliori derivate a fuoriserie. Cioè le macchine particolari, le fuoriserie, praticamente la miglior fuoriserie, poi derivate e fuoriserie, scusate, poi abbiamo la miglior miglior peggior auto tuning parte 2, già l'abbiamo fatta, però io avevo un'altra chat con delle altre auto, la devo ritrovare, però perché mica Ternelli fatti vivo. Eccolo qua ci abbiamo le auto kitsch del mondo. Le Alfa Romeo mai prodotte, mi dovete dire voi, secondo te quali sono? Concept car giapponesi. Allora abbiamo concept car giapponesi, Alfa Romeo mai prodotte, auto kitsch del mondo, mezzi di trasporto nei telefilm, però questo è un po' troppo di nicchia. E accessori auto inutili, secondo me, con gli accessori auto inutili. No, accessori inutili e Antonello, ce la dobbiamo fare con Antonello. È vero. Dai, ma stai parlando di Biberon, forse? Allora, oh! Simone Ternelli ci perdonerà, ma adesso ci facciamo un ufufu di quest'altro ragazzo che ci ha mandato i sondaggi, perché ce ne ha mandati 1000. Si chiama Massimo Piran e lo ringraziamo. Quindi non lo so, io propongo auto kitsch del mondo, perché io magari... direi invece quelle derivate delle le derivate auto ma le derivate l'ha fatto Simone Ternelli, la facciamo la prossima volta. Vabbè, come volete voi, io c'ho solo sete, mi sparo la gazzosa e scegliamo fra Alfa Romeo mai prodotte, auto kitsch del mondo o accessori in auto inutili. Accessori auto inutili no. Auto perché no? Scusa. Dobbiamo accessori inutili è tanta roba, dai. Perché, Minè? Perché? Perché? Accessori inutili, vai. Divertiamoci. Lo scarico a terra mi viene in mente come accessorio inutile. Oh, guarda che ci sta. Comunque ci sta la. Ci sta l'avvocato che. C'è anche un altro ragazzo che dice che esisteva la tassa accendi sigari. Ma no, assolutamente no. Costava 600 lire nel 71. Ma potrebbe pure essere. Ma non stupisce niente ormai. Anche perché ma non c'entra, non c'entra con l'auto, dai, non c'entra un cavolo con l'auto. Vabbè, dopo la cerchiamo. Ok, pubblicazione Android, un po' di pubblicità.
No, però qua c'è stata a discutere alla fine. Il faro fumé contro fari posteriori fumé versus prese d'aria. Ma cos'è della 1? Cos'è? Io non lo vedo. No, ma sono non è un pezzo in particolare, è proprio il concetto di questi accessori, capito? Ah, ok, ok, ok. Secondo allora, te... per faro fumé voglio dire tanta roba. Io l'ho sempre desiderato nella mia Golf 2, cavolo. Però secondo me lo dobbiamo prendere come il peggiore, perché sennò è facile far vincere un accessorio. Secondo me dobbiamo eleggere il peggiore accessorio auto inutile. Il peggiore secondo me è il cane che muove la testa. Secondo me quello che fa così, speriamo di trovarlo. È importante. Quindi io direi che il peggiore tra i due per me è la presa d'aria prese d'aria finta, perché tu pensa che io cagare avevo... ovunque. Ma perché? Perché cazzo? Perché? Gabriele, io ci avevo. Te lo ricordi il mio famosissimo batterista Daniele? Aveva ridotto la macchina come quello che c'ha la coupé. Il maestro Daniele. Lo salutiamo. Vabbè, sì, vai, sì. Vai. La cosa aveva la macchina attamarrata con tutte le cose della Lampa OMP, ste robe comprate al centro commerciale. Ricordo che un giorno venne inseguito dai carabinieri perché gli si era staccata una presa d'aria e gliela ridiedero. E dissero: questa te la ridiamo e domani gentilmente pulisci la macchina, se no te la sequestriamo. Bellissimo. Io dico le prese d'aria modello Cosworth qua che... Vai, prese d'aria, sbom. Comunque c'è qualcuno che ha avuto anche il coraggio di tagliare il cofano, Sì, per prese d'aria. Le prese d'aria della 112 Abarth sul cofano delle 500 le vuoi... Però in quel caso diventano vere. No. In cane. Hai visto, è uscito il cane. Allora, aspetta. Voglio stendere un velo increscioso proprio su quei pomelli di resina, di acrilico con all'interno affogato qualcosa. Bellissimo. Delle 127, delle cose. Possono essere molto, non lo so, posso usare un termine di Gabriele, cringe, perché mi vergognerei, giuro. Però hanno un che di affascinante. Giuro, io era una cosa affascinante di quelle auto, per me erano belli. Non lo so, io li vedo bene solo sulle lowrider, quelle americane. Quelle che hanno il sistema idraulico, quelle dei gangster, capito? Quelle là. No, là ci va bene solo esclusivamente il teschio in metallo. Pure quello. Lo sterzo fatto di catena. Comunque devo dire che ho tutte e due, entrambi gli accessori ci sono tutte e due, uno nell'8.50 dove il pomello dentro vedi Venezia, non so, mi ricordo, uno scorso di Venezia, e il cane invece ce l'ho nella 126 prima serie. Ma quante cazzo di macchine c'hai? Io ho 18 macchine. Per la miseria. Beh, riformulo la domanda, che cazzo di garage c'hai? No, le ho sparse praticamente, ce l'ho un po' a casa, un po' in un capannone, ce l'ho un po' ovunque, ecco. Ah, perfetto. Ma come funziona con le assicurazioni, bolli? Devi pagare allora, 18 bolli? Tutte sono tutte esenti. Tra parentesi, mi è andata in esenzione l'ultima auto non esente, era la Elva Diesel, mi è andata in esenzione, quindi non pago nessun bollo. E per l'assicurazione... ho una polizza cumulativa che pago 420 euro l'anno e ci sono inserite tutte le targhe delle auto, che ovviamente ci sono delle limitazioni perché posso usarle solamente io e ovviamente una volta. Scusa, dopo quanti anni e come diventano esenti le auto dal bollo? Dopo 30 anni, esenti dal bollo dal 30° anno in maniera totale. E mentre invece dai 20 e 30 c'è praticamente lo sconto del 50% su alcune regioni, alcune invece intero. Sulla Liguria c'è il 50% se è scritta ASI, e ovviamente fai la trascrizione nel libretto. Ok, Paolo, ci torniamo dopo su questo argomento perché è molto interessante e ti faremo domande al riguardo.
però adesso continuiamo sta minchiata di gioco. Sfruttate l'anziano, bravi. Ha detto cazzo, ragazzi, mi interessa sapere queste cose. Io mi devo fare una collezione di 159 Brera, quindi prima o poi dovrò non pagare il bollo. Vabbè, il cane, dai. Io dico che il cane fa cagare. Il cane. Il cane senza... Cosa cazzo? Aspetta, di peluche in gruppo, odio. Aspetta, io quello a sinistra non lo so, ma quello a destra che cazzo è? Ma come che cazzo è? È il bruco, solito, il cazzo che mettevano bruco dietro sulla cappelliera. Sì, ma quello lì c'ha un doppio scopo, quello lì, dai. Cioè? E il bruco serviva anche per nei momenti intimi, dai. Ah, perciò c'è un doppio scopo. Scusate, non sì, perché giuro usavi come cuscino. Dai, su ragazzi, vi devo insegnare proprio tutto, eh. No, ma giuro che io te lo giuro su Dio, sti cosi non le ho manco mai visti. Ma come? Non hai mai visto i bruchi così in macchina? Questi ma qua tipo non ci ho fatto caso. Delle squadre di calcio. Vabbè, sì, mettevano anche i cuscini, mettevano col pizzo una volta. Sì, quelli. Non hai mai visto sti cosi? Sì, questi sì. Ma erano questi tipo appesi, non erano sulle cappelline. No, erano no, sì, no, erano grandi, lunghi così e appoggiati dietro alla cappelliera. Io mi ricordo tale quale da piccolo, me lo ricordo tale quale, che ogni volta mi trovavo davanti una macchina e dentro c'era sti cazzo di bruchi della Juve, del Milan, della Roma, del Napoli, dell'Inter, di qualsiasi squadra. Allora, tra quelli a sinistra perlomeno una sorta di utilità ce l'avevano, cioè evitare di farti sudare, che poi alla fine non ti sudava la schiena, ti sudava lo stesso, e in più avevi anche il mal di schiena, quindi aveva duplice effetto. Ma oddio, ce li aveva, mi pare ce li aveva mia zia in macchina, e non era un bello, cioè non era una bella sensazione. No, ma sembrava che il tuo sedile in Alcantara della Tema diventava automaticamente la sedia a sdraio delle feste di agosto a Boiano, cioè non... La macchina ti perdeva proprio di aplomb. C'è una ragazza, se vedeva sti cosi qua, non ci saliva dalla macchina. Qualcuno ha chiesto quel criceto, Gabriele, quel criceto è tuo? Che cosa? Che criceto dove? Non ci sono criceti, vabbè. E quale criceto? Non lo so, l'hanno visto in chat. Ho una tarantola, se volete ve la faccio vedere, però. Vabbè, dopo. Vabbè, il bruco. Voto il bruco perché me lo ricordo. È un ricordo. Il brucio, vai. Il brucio. Bellissimo il LED portiere. No, oddio. Bellissimo. Ma soprattutto, che cazzo è quella a destra? I neon sotto all'auto. Ah, i neon, ok. Mamma mia. Allora, qua io sono di fronte a un ex aequo, perché il LED a sinistra potrebbe essere anche una zorrata di quelle assurde, ma il neon a destra ha fatto parte di un'epoca. Primo, adesso, come diceva quel detto su Facebook, prima andavano di moda i neon sotto l'auto, adesso vanno di moda i neon nel culo. Quindi non vorrei essere più polemico più di tanto, quindi non so quale tipo di luce bannare questa sera. Allora, io sono indeciso, mettiamola così, i neon sotto all'auto fanno parte dell'era degli anni, inizio anni 2000, invece, quindi il tamarro di 15-20 anni fa, qui dobbiamo mettere a confronto il tamarro di 15-20 anni fa con il tamarro di adesso, perché quello di adesso mette il LED sotto alla portiera, però io ho visto anche che questi accessori sono anche di serie, cioè il logo sotto alla portiera ce l'hanno anche di serie alcune macchine. Sì. Abbiamo fatto uno scherzo a un amico, aveva l'Audi, abbiamo messo il logo della BMW, della Fiat, non mi ricordo quando abbiamo scoperto Fiat. No, della Fiat. Quella è una lente che si... però pure... dai, Fiat. Il logo fa veramente cacare. E nonostante fa schifo, lo voglio mettere sulla Brera, però non ce lo metto per decenza. Guarda, cercavo i LED da mettere sotto al portellone per cambiarlo, perché c'ho la luce che però è gialla e fa schifo. Poi ci stanno solo questi che proiettano il logo, non ci stanno le luci normali. Vabbè, comunque. Allora, le luci normali esistono dagli anni 90, si chiamano
Luci di cortesia ce l'aveva pure la mia tema terza serie, quelle esistono da una vita. Il problema sono ste grandissime cagate che esistono da poco. Comunque sì, io voto il logo perché fa veramente schifo. Sì, pure il logo. Forse. Io il neon. Io vado per il logo perché per me il neon rappresenta Fast and Furious. Vabbè, ci logo, trovo giusto logo la, 2-1, dai. La cosa positiva. Come se di lei in pelo, targhetta magnetica, qua sono... Ah, sì, sì, ho capito. Ma quell'altro cosa sono? Le foderine? Sì, le foderine quelle in pelo di oddio, non lo so. Stile a Mitrano, capito. Allora, aspetta, però... Ma non c'era la duna fatto... di Marcacci? No. Quello non aveva come sedile. Ma non in pelo. Coprisedile basta, ricordo un'auto di qualcuno che abbiamo fatto, cioè aveva coprisedili di pelo, ma non mi ricordo. No, non me lo ricordo. Oh, ti posso dire una cosa, però quello che ha fatto il WWW e ha messo a sinistra la cosa di Fantozzi, che non vedete, cioè che se ci fate bene caso, sì, sì, non correre, pensa a noi, di Fantozzi, Pina e la figlia, là, il sì, sì. Comunque sia. A sinistra un accessorio che ormai abbiamo visto su tutte le auto da noi provate. A destra un accessorio che soltanto il truzzo veramente di montagna usava. Non lo so. Comunque io voto il coprisedile in pelo perché... Sì. Anch'io. Non lo so. Senti, ma vogliamo, allestire il contrario che mi affascina. Vogliamo allestire una macchina con tutti quanti gli accessori. Tutti gli accessori di merda. Bellissimo. Con tutti gli accessori di merda. Bellissimo, ragazzi. Allora, purtroppo il progetto per i 50.000 iscritti ce l'abbiamo, però quello per i 60.000 ancora non ce l'abbiamo. Sì. Diciamo per i 100. No, vabbè, dai, fanculo. Prendi la macchina, ci schiaffi tutti gli accessori possibili, arrivederci. Ce lo facciamo sponsorizzata dalla lampa. Prossimo sponsor che esce nel video nuovo. Copri il sedile in pelo? Copri il sedile in pelo. Vai. Ma in pelo di cosa poi? Pelo sintetico, dai. Aspetta. Luci anteriori blu. Ah, brutte in culo. Cioè fastidiose, allora, più che altro, no? Brutte. Io sto rivedendo tutte le cose del maestro Daniele. E sto ridendo perché ogni cosa è stato, per ogni cosa di questo è stato fermato dai carabinieri. Bellissimo. Dai, le luci blu. Le luci blu. Vabbè, per il blocco notes no, dai. Ma quello non sapeva manco scrivere, quindi quel blocco notes che cazzo gli serviva? Il blocco notes mai visto, ma che cazzo è? Ma poi sì, no, ce l'aveva mia mamma nella Marbella, ci metteva magari sai quando magari doveva fare la spesa così, segnava le cose che gli venivano in mente. E poi se ne dimenticava ugualmente perché lasciava il foglietto nel cruscotto. No, mai vista sta roba. Io mi voto le luci blu perché sono davvero fastidiose. No, perlomeno il blocco notes ha un'utilità. Poi non ho capito, se tu stai in macchina che cazzo ti devi annotare? Vabbè, magari sei un investigatore, boh. Sì, il numero di targa, fai uno stalker. Vabbè, quindi che votiamo? Io voto luci blu, voi? Io luci blu. Luci blu. Ah, ok. Quindi le questo più brutte. Possiamo inserire il coso nel kit stalker anni 80. Indicatore ammontante. Ah, tamarri. Indicatore ammontante quello a destra. Fari LED. Ah. Vabbè, fari LED dipende molto da come vengono fatti, perché... Ma sono tutte e due utili. Perché tutto sommato hanno un'utilità in effetti, perché gli indicatori sono utili, indicano. Gli indicatori indicano, i fari LED tutto sommato... Ah, aspetta però, il faro LED tuning, non il faro LED originale. No. Il faro LED il tuning, quelli tuning, per l'amor di Dio, guarda, io a volte li spaccherei. Oh, io ne ho visti certi, fatti bene, belli. In July. Però, per esempio, cioè, secondo me dipende tanto da come vengono fatti, perché ne vedi girare certi fatti a cazzo di cane brutti, specialmente gli Angel Eyes, che li montano a cazzo di cane ovunque, senza criterio. Mentre ci stanno altri tipi. Io ho visto dei fari fatti proprio, che sembravano proprio di fabbrica, però
ovviamente reso, poi dipende da dove li metti, perché se li metti dipende da quale auto, non lo so, sono troppi fattori, possono fare comunque schifo. I peggiori sono quelli che montano i LED con i fari vecchi, quelli installiti. Guarda, io veramente è una cosa che io non capisco. E poi oltretutto regolati male, che ti accecano, certamente non ci vedi più. Cioè, infatti, non so, io non so chi glieli monta, se gli monta il falegname o chi glieli monta, una cosa, mamma mia. Forse oppure, per questo oppure è ancora peggio quelli qui fuori strada, quelli con le Jeep, con i Suzuchini, che montano tutti questi fari a LED aftermarket. Che, ah sì, che ti spara flash, che... sì, fastidiosi. Mamma mia, vabbè, quelli guai. Sono anche illegali, quelli sono anche illegali. Ma quelli sono illegali. È una cosa che tu non puoi, cioè tu puoi averli montati ma non puoi usarli, come il protossido d'azoto. Io mi è sempre venuto un dubbio, a me mi è capitato spesso di incontrare delle auto che venivano nella mia direzione, cioè avevano uno o due fari verdi, cioè verdi nel senso che erano bianchi ma che viravano sul verde e davano fastidio. Può darsi che stavano partendo gli Xenon, macchine Xenon che stavano partendo i fari. Ok. Comunque sia, per me i LED posteriori, dai. Io voto gli indicatori, sai perché? Perché anche se sono utili, sono sempre brutti. Cioè, trovami una macchina che con questi indicatori ci sta bene, ma quando mai? Una macchina indicatori per correre. E indicatori sia. Oddio, sì, dai. Vabbè, quindi? Motore sempre venuto da dici, indicatori. Ho sentito. Che cazzo hai detto? Indicatori! Oh, santa pace. Indicatori. Paraspruzzi sulla duna di Marcacci, mi sa. Gli occhi, io, ragazzi, attenzione a quello che dite. Vabbè, però quelli sono della... In effetti, scusa, aspetta. Lo scarico a terra, io me lo ricordo che lo montavano sulle macchine diesel per evitare che si affumicasse la parte posteriore. Boh. Parasassi... Se c'è una macchina 4x4, che ne so. Ma no, pure la macchina normale, perché ci vai a funghi. Non ti sporcava le cose, però alla fine ti sporcava di più il passaruota da dentro. Però sono tutte e due che effettivamente, io vengo da un'altra generazione, quindi erano cose relativamente utili. Se là ci fosse stato casomai quello, il terminale di scarico truzzo alla Daniele, allora sì. Non lo so. Io sinceramente mi sono neutrali, mi affido a voi perché non mi frega niente di questi due. Io lo scarico perché il paraspruzzo lo ritengo una cosa comunque utile. È più utile. Ok. Oh. Qual è il posteriore? Vernice cangiante, minchiazza. Allora, io... dico spoiler posteriore truzzo, perché la vernice cangiante, io mi ci farei una casa con la vernice cangiante, la adoro. Io a questo punto qua voterei no allo spoiler. Anche perché quella TVR è bellissima. Oltretutto sono anche pericolosi i spoiler, dipende cosa come e cosa monti. Vai a modificare l'aerodinamica della macchina, che è pericoloso. Vabbè, dai, questa mo è relativa, però pure questo è vero, però tra i due reputo più brutta la vernice cangiante, perché, ma perché, ragazzo, che cazzo stai dicendo? La vernice cangiante, soprattutto infilata su auto che hanno molte linee, non dico spigoli, ma soprattutto auto che hanno avvallamenti, era una roba, è l'unico colore che fa risaltare tutte le forme di un'auto. Però è vero. A me mi sembra mega pacchiano. Va bene, dopo mettiamo una fotografia delle varie TVR o MG che usavano ste vernici qua, poi non riparliamo quando sono belle. Ma c'erano le MG mille di macchine con la vernice cangiante, ma le repute, hai visto tutte le macchine, non sono per niente eleganti. Ma non è elegante, zero, sono tamarre. E l'unica cosa che non puoi dire elegante al colore cangiante, è una cosa bella. Vabbè, ti fa capire la lettore più brutto. Sì, la lettore, dai. La linguetta a terra, fantastico. Eccolo. Aspetta. Ma ci possono votare tutte e due?
Io direi che sono scelto i dadi. Mamma mia. Scusa, ma funzionava la linguetta della messa a terra? Io me lo so sempre. Ma non funziona. Credo proprio di no, io non penso che non serviva proprio a niente, guarda. Io mi ricordo quelli che a Boiano saldavano la catena. Saldavano una catena alla macchina e dopo di che la lasciavano libera a terra. Ti dici? È vero, è vero. Ma veramente? Sì. Della serie ricordo... Viva gli Sposi. Sì, ma il bello sai qual è? Che uno l'attaccò sotto una Panda 30 completamente arrugginita, quello ci stava la danno. Un giorno si impuntò in qualche cosa, in mezzo alla strada, si impuntò in un tombino, in qualche cosa, e si strappò praticamente una parte di macchina. E rimase la catena a terra col pezzotto di ruggine così. Ancora, sai dove, che Gabriele, c'era un tombino davanti al tabacchino da Mario, di fronte all'edicola. Si impuntava là. Bello, bellissimo. E io dico la messa a terra, va, perché i dadi mi sono simpatici. Io dico i dadi. Io dico i dadi. Tirate il dado, eh. Comunque dicono che era una cazzata la linguetta della messa a terra. Ma me sì, infatti è una cazzata, per chi te l'ha detto c'ha ragione. Ah, il proteggi cofano, interessante. Oddio, il proteggi cofano ce l'aveva quello della Corrado, che ci ha portato la Corrado, l'ha rimesso sulla macchina quando se n'è andato. Io adesso ho cercato, da quando l'ho visto, perché l'ho visto lì per la prima volta, ho detto, ma effettivamente a che serve? Cioè, se ti arrivano i sassi, come fa a proteggersi solo quella parte? Il paraurti si scheggia. Sì, cioè, a cosa dovrebbe servire? Però magari il paraurti è di plastica, lo sostituisci, quello è di metallo. Ma che cazzo ne so. Ma vogliamo parlare poi del finto bocchettone? Però tra un bocchettone finto e un paraurti, almeno un proteggicofano c'ha un minimo di senso. No, io non credo. Però ti posso dire una cosa, sempre il maestro Daniele, quando attaccò questo coso qua sopra la macchina, lo attaccò, pensato, dall'altro lato dove c'aveva il bocchettone. Ok, cioè a destra aveva il bocchettone normale, a sistra il bocchettone finto. Non aveva, e disse, scusa, vabbè, ma l'avevo comprato, che cazzo devo fare, non ce lo mettevo. Disse che quando andò dal benzinaio, il benzinaio è stato tipo, immaginati vicino alla macchina a fare così, immagini questa è la macchina, c'era quel tappo finto, faceva cercare la linguetta di aprire il coso là. E quello fece, no, sta da quell'altra parte, sta. Che cazzo, giro dalla macchina al contrario. Che grande, lo dobbiamo intervistare prima o poi. Comunque io dico lo sportello, perché è una roba adesiva, fa per forza schifo. Preparati a 2 ore di live muta. Non vedo l'ora. Come live muta, addirittura, perché? Quello parla soltanto sotto effetto di schiaffi, basta. Cioè, Mauro, ti voglio ricordare una cosa, perché a Gabriele l'ho detto, lui aveva una macchina. Ci sono zone dell'Italia dove riesce a passare praticamente la revisione qualsiasi tipo di automobile, ok? Te la fanno passare, ma non perché siamo stronzi, ma perché purtroppo c'è gente che non ha soldi, gli serve la macchina e ti lo chiude st'occhio. Perfetto, andò in questa officina dove facevano passare cani e porci, ha pure chiuso st'officina qua, centro revisione, scusa, e dissero, non ti abbiamo fatto passare la macchina, non può essere. Il giorno dopo la dovette, disse, scusa, ma che fai? No, la butto, già ho preso la Fiesta, una Fiesta vendutagli per 70.000 km, che però quella aveva il coso a 5 cifre, contachilometri 5 cifre, aveva fatto 4 volte il giro del contachilometri. Ho detto tutto. Mamma mia. Venduta per 50.000 km. E quando il giorno dopo, una settimana dopo, la portò la macchina allo sfascio, il ragno, quando la prese, la sollevò da terra, l'assale posteriore rimase a terra. Quella era. 2 sere prima ci eravamo andate a fare una serata con quella macchina. E quando salivamo sul viadotto, io vedevo che lui girava lo sterzo, la macchina prima iniziava a accennare lo sterzo, e dopo di che cominciava a fare quello che cazzo voleva. Bellissimo. Quindi quell'assale non si è sganciato per tanto da dietro. Non lo so. Nulla da eccepire. Ragazzi, io comunque dico tappo. Io dico il tappo pure io. Ma dai, dico il tappo anche io. Poi alla fine, comunque, tutto sommato, il copricofano può avere anche un'utilità, che se è brutto, dai. Mamma mia, raga, scusa se sbadiglio troppo. Cosa cazzo sto guardando? Scusate. Assetto basso bull bar. Allora, il bull bar in Italia è legale. Ah, sì? Il bull bar in Italia è illegale. E invece mi sa che da noi c'è una Panda 4x4 col bull bar. Ma di chi è? Ah, boh.
E indovinano poco? Non lo so, poi me lo dici offline. E di chi praticamente, se viene fermato, non lo pongono un brucazzo. Ho detto vabbè, tutto. Però se lo dici in italiano magari è pure meglio. Allora, è di una persona che se quando la fermano non tira fuori manco la patente. Ah, ok. Ho detto tutto. Vabbè. Comunque io voto l'assetto basso perché mi ha sempre fatto cagare su tutte le auto. Non capisco perché cazzo la devi abbassare. Perché... Posso confermarlo. Ragazzi, no, l'Alfa 30... Io voto invece quello alto. Non ho capito, non ho sentito. Minetti, ripeti. No, ho detto che io voto l'assetto alto. E quindi? Che fai, voti SUV? No, nel senso che preferisco un'auto ribassata che un'auto rialzata, o comunque bull bar e cazzate varie. Guarda, io ti dico una cosa. Ho provato la 33, quella che stiamo allestendo, quelle che mando ogni tanto le fotografie sul gruppo, sì. Assetto basso e rigido per le strade di Boiano, soltanto con gli avvallamenti la macchina faceva così, si è smontato il frontalino dello stereo e quel frontalino non è smontabile, cioè ho visto il frontalino dello stereo appeso col flat, col cavo flat. Guarda che comunque è un bene che hai messo l'assetto sulla 33 prima serie, perché un po' avevano il problema sull'anteriore quando in partenza, quando in accelerazione che si alzavano un po'. È bello quando accelera che va a destra. Sì, infatti poi l'hanno cercato di risolvere con la seconda serie, ma poi hanno fatto peggio, perché poi dopo con quei cazzo di ammortizzatori col cuscinetto hanno fatto una di quelle boiate che... Ma vabbè. Ma questo non lo so, però già passare dalla campanatura negativa alla campanatura a zero già l'ha aiutata, però ha perso molto dell'assetto sì. Del... 33. Ma quindi qua che votiamo? Io dico Bull Bar. Anch'io. A me mi ispira più la Bull Bar, però vabbè, ha vinto la Bull Bar. Ma poi c'è un'altra panda a fianco. Sì. Cosa i radiatori in gomma, LED interni. Ah, sui LED interni qua ci sta da dire. Maestro Daniele stava prendendo fuoco. Basta, era bello, basta, maestro Daniele, madonna. Era bello vedere il cavo che usciva dal cofano, entrava dal montante, acciaccato dallo sportello, entrava dentro per illuminare sta merda. Senti, io penso che i LED interni siano tamarri anche sulle auto di serie come le Mercedes che fanno adesso, che hanno tutte quelle luci dentro che, secondo me, mega. Ma io credo che nelle Mercedes nuovi... Nei Mercedes nuovi non è male dentro, io l'ho visto e se fatto sì, diciamo con criterio non è male, ma non sono quelli che stanno pure nella Ford di Gabriele, sono luci soffuse di cortesia, questi sono LED, son LED che sembrano quelli alla telefilm NCIS che ti illuminano da sotto perché se no ti possono fare riprese, cioè. No, comunque mi fanno più cagare i LED interni perché possono essere veramente molto brutti. Mentre il copri il radiatore in gomma, ma che cazzo è? Si utilizzano quando non si alzano le temperature, quando è troppo freddo, mettono un copri radiatore dove si limita la portata di aria fredda e la macchina dovrebbe andare in temperatura. Ok. Mai visto? Mai sì, sentito, però diciamo questo, che questi... Dai. Questi copri radiatori qua venivano usati nelle auto che avevano la ventola fissa. Pensa tu. Però, oddio, questi sono molto più moderni. Quindi... Sì, ma sono sempre tristi. Tristissimi. Io dico i LED comunque perché sono ancora troppo tristi, guarda. Comunque dico anch'io LED, dai. Sì, anche io. Fendinebbia gialli, quando Nello. Aspetta. Plastica, dove sono belli i passarote in plastica? Tra l'altro, mo tutte le macchine hanno i passarote in plastica. Tutte le macchine che fanno sub. Ma aspetta. Questa è roba che ci ricordiamo io e Minetti. Momento, perché c'erano i kit diciamo anche lì in accessori, per esempio della Uno Sting, che ti davano sti cazzo di cose che tu attaccavi alla macchina, la rendevano solo ridicola e la appiccicavi su tutti i tipi di auto.
cioè, erano osceni. Invece l'antinebbia giallo, tutto sommato, era utile. Antinebbia gialli fichissimi. Poi sulla 500... Gli archetti pastaruote, secondo me, erano un accessorio pilotato per farti fare la ruggine nella macchina, praticamente, perché lì sotto si annidava di tutto, fango, sale. Poi ovviamente facevi fuori per fissarli. Mio padre li aveva messi nella 1 diesel, ma mi ricordo che, a parte uno l'aveva perso per strada, perché vabbè, ha montato male, ma erano veramente uno schifo proprio, guarda. Oh, io voto i passaruota perché fanno cagare. Sì. Cioè. Ragazzi, Simone Ternelli, raga, mio suocero partì da Brindisi con la Escort prima serie col copri radiatore e se ne accorse a Roma. Anche la Escort se ne accorse. Comunque, guarda, io vorrei fare una confessione, se è possibile. Mi è successo tempo fa che nell'Alfa 75, siccome avevo la valvola termostatica bloccata aperta, mi sono trovato in autostrada e non sapevo come fare. Allora, praticamente cosa ho fatto? Ho levato il tappeto posteriore, ho levato la mascherina, ho messo il tappeto davanti al radiatore e poi ci ho viaggiato tutto l'inverno, praticamente. Cazzo, ma quest'estate viaggiavo e dicevo, ma come mai sempre la ventola accesa? Ma come mai scalda così? Poi figurati, sul passo della Cisa, oh, me ne sono accorto dopo una settimana, porca puttana, il tappeto davanti al radiatore. A momenti in fondo anche la ruota di scorta, a momenti. Quindi, comunque, allora, ragazzi, io credo che sia all'unanimità le sopracciglia. Sì. Però che lezione d'onore per il clacson bidonale pure. Cioè, un quello non è bidonale. Quello è il clacson che quella lì è la cucaraccia. Vabbè, noi ci sta scritto clacson bidonale. No, vabbè, il bidonale è quello che già abbiamo su tutte le auto. Ah, questo, ma è proprio, sapevo che erano due, cioè che fa due note praticamente il clacson. Il clacson bidonale fa due note insieme, basso e alto. Questa invece è tipo quella di Boy Luke di Hazard. Che sì, c'è il compressore, vedi che c'è il compressore. Sì. Che fa tipo... Esatto. E non funzionano mai. Infatti c'ha ragione Lorenzo Bianco. Stasera, Fabri, non so se ti sei accorto, stasera in chat non stanno facendo i pazzi. E non stanno facendo i pazzi perché li stiamo anche un po' annoiando. Dopo li dobbiamo ricaricare un secondo. Dai, finiamolo. Che parte il merda, lo show della merda. Ah, è vero, perché tu c'è la storia interessante, ok. Antenna CB a frusta. Oppure il copristerzo. Raga, io c'ho una cosa da dirvi, perché questa l'antenna è più divertente. Me l'ha raccontata mio padre quando era giovane. Mio padre aveva una delle rarissime Fiat 850 Special Scioneri. Se l'avesse avuta adesso col senno tipo soldi. Cioè, negli anni 70 c'erano quelle antenne lunghissime, praticamente erano alte 8 metri, non prendevano un cazzo. Manco se stavi sotto la stazione radio prendevano. Bellissimo. Allora erano costretti ad attaccare l'antenna da dietro, attaccarla al paraurti di avanti. Una sera mio padre si sganciò e c'aveva sta cosa che era alta, che sa stata alta, 2,5 metri, 3 metri. Quando frenava, schioccava dal cofano suo al cofano di quello di dietro. Bellissimo. Un giorno fece la curva e frenò, disse che tirò una schioccata sulle chiappe di certi che stavano là, erano le serie di agosto a Boiano. Confusa, bam! Comunque, spettacolo. Quindi votiamo la frusta. Comunque, io dico sì, la frusta. Sì, è frusta. Okay, siamo alle eliminatorie. Prese d'aria finte versus cane. Boh, io direi cane. Prese d'aria, che schifo. Cioè, veramente. Prese d'aria. Pure mette, ma le prese d'aria, dai. Prese d'aria. Passaruota in plastica antenna. Io direi l'antenna fa troppo ridere. Ma perché devi avere un'antenna in 2 metri? Io dico l'antenna. Perché era una moda, secondo me. E c'era anche la moda di avere la coda di volpe attaccata sotto allo specchietto retrovisore. Non ho capito, sì, ma votate prima di spiegare. Io dico i codolini,
gli archi passaruota. Anch'io gli archi. Bulbar versus finale marmitta cromato. Bulbar fa così schifo? No, sì. È fuori legge. Ma pure su quella panna. Spoiler posteriore versus dadi, non lo so, io dico dadi. Dico spoiler. Perché ti devi pure no, io ti punti qua dico spoiler, guarda, continuo coerente. Se qualcuno in chat mi illumina sul perché mettevano in macchina sti cazzo di dadi, lo ringrazio. Era una moda degli anni 70. No, anni 80. Leggo portiera Lobo. 80. Sopracciglia. No, il cibo, dai. Le ciglia, led interni verso scopri di pelo. Led. Qua è un ex equo. Porca troia, immagina avere una macchina con sia i led che il coprisedile di pelo. Allora dobbiamo fare. Gli do fuoco. Fabri, facciamo una Panda così, tutta accessionata di merda. No, una Panda no. La Renault, come si chiama quella? La Twingo, ci vedo bene. Bellissima. Attamarriamo una Twingo con uno stereo di 80.000 watt e tutta sta merda, diventiamo i titoli. La portiamo al raduno di William Jonathan e ce la lasciamo. Mamma mia. Me la voglio comprare. Ok, io comunque sia dico i cosa a pelo. Pure io, dai, il pelo. Ho i diversi più LED, dai, cioè. Non ti preoccupare, tanto li ritrovi dopo. Ah, ok, bene, va bene. Vai, allora, Gip a pelo. Pelo. Ah, dagli questo bruco. Io direi, occhio e croce, il bruco. Dai, metti il bruco, perché veramente. Io mi immagino quelli che dopo aver finito le cosacce ci si puliscono sopra in macchina e quel bruco diventa rigido. Sì, con l'antenna. L'indicatore montante lo sportello. Il tappo finto. Sportello. Il tappo del maestro. Ancora il bruco. Dai, le ciglia. Mamma. Io direi, non lo so. Non lo a questi so punti se... qua diamo valore al bruco per la sua utilità, dai. Questi punti, anzi, io direi anzi le ciglia, dai, sempre, continuo con le ciglia. Fai con le ciglia, Gabriele. Dai, le ciglia forse è l'accessorio più brutto di tutti. Spoiler posteriore. Qua ne seguo. Qua è proprio, sono a pari, io direi. Spoiler. Io dico spoiler. Però immaginati una macchina sia con lo spoiler che col bull bar. A parte che non ha senso, però, vabbè. È una figata. No, aspetta, ti dico una cosa. Una figata se sei di Cantalupo. coprisedile in pelo versus passaruota in plastica. Io prima o poi devo fare una fotografia a quella macchina. Bravo! Te la trovi dei coglioni sempre quando non hai manco il telefonino in mano. Allora, appena ce l'hai davanti, fai una foto, la metti su YouTube, sulla community, non lo so. Va bene. Allora, io dico, continuo... No, dai, non lo so. Invece, coprisedile in pelo e passaruota in plastica li vedo bene nella stessa macchina. Ma infatti era così. Vai tranquillo. Quindi che preferisci? Io passaruota. Io direi... Passaruota. 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 Fanno così schifo. Sportello. Si sta materializzando la macchina del maestro Daniele. Sì. Presedaria. Presedaria versus spoiler. Forse spoiler è più brutto, anche se le presedarie sono più inutili. Spoiler. Ma sti punti qua presedaria. Io continuo con il presedaria, perché dai. No, io dico spoilerone, perché... Riabilito lo spoiler. Ah, vaffanculo. Non lo so, presedaria, dai, presedaria pure io. Ciglia fari, passaruota in plastica. Ciglia. Ma tanto vincono le ciglia, perché... Sì. Oh, ecco qua. Presedaria versus ciglia. Le ciglia, dai. Ma chi cazzo è che cammina con quella macchina? Però, vabbè, dai. Hanno vinto le ciglia, dai. Scilianz. Ciglia. Ma chi è che mette le ciglia?
quello con quella 500. Allora, ragazzi, mi ero preparato una storia perché mi era venuta stasera durante la mia passeggiata al Lidl serale. Sì, purtroppo. Allora, voi guardavate storia di cacca. Storytelling, no, veramente, storie di merda. In pratica c'è aspetta, questo è intestinal stories. Esatto. No, ma non è merda. È roba, io credo sia roba di petardi. Vabbè, cioè, non roba di polvere da sparo. In pratica, io c'ho sto amico che è un dinamitardo, che poi sarebbe il figlio di quello che ci ha prestato la Panda Diesel. Ogni tanto, dritto e rovescio, arriva qualche cipolla, sentiva esplodere qualche cipolla nel pieno di agosto. Boom! Così, tirava. Cazzo, c'è una cipolla a agosto. Boom! Senti ste botte. E cammini dritto per il tuo paese. Diciamo che i dinamitardi nel mio paese ce ne sono stati fin troppi. Il primo era quello che avevo sotto casa, che lo sentivi arrivare, erano i principi di settembre-ottobre e sembrava che i negozi di Boiano iniziassero a rimettere, sai, cominciano a rimettere negozio Mini Ciccioli, Minerva, Raudi, Magnum, Mega Magnum, e lui doveva smaltire ancora le botte vecchie del capodanno precedente. Lo sentivi a settembre, quando iniziava la scuola, lo sentivi arrivare da scuola, alla parte vecchia dove sono cresciuto io. Sentivo una danza, boom, bam, boom, boom, si avvicinava man mano le botte. Qualsiasi canalone non aveva più vita propria, cioè esplodevano tutti i canaloni. Sì, 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 era un dinamitardo. Fin quando lui un giorno smise, perché gli avanzavano tutti sti raudi un po' bagnati, fece un cumulo di polveri da sparo perché li spezzò, per vedere... perché non si accendesse la polvere da sparo, ci andò vicino dopo che aveva buttato il cerino, gli sfiammò in faccia e perse sta parte di capelli e le sopracciglia. Mm. E fin qui lui rimase tutto regolare. Questo c'era il secondo dinamitardo. Il secondo dinamitardo fece delle cose peggiori. Andarono in un cantiere in costruzione, non si capisce il perché, andavano a sparare in questo cantiere in costruzione. Passavano le cose. A un certo punto questi si sfidavano a chi faceva la cipolla più grande e più esplosiva. Parte il primo, boom, parte il secondo, boom, parte il terzo. Sta cipolla, vedi che continua a sfiammare, però non parte, non esplode. Questo qua, allora, che fa? Passano i minuti e dice, mo la vado a riaccendere. Nel frattempo che si avvicina a meno di 2 metri dalla cipolla, esplode sta cosa, un fumo, questo qua esce fuori. Completamente, sai che vuol dire? Con la giacca che gli si era aperta, la camicia che gli si era aperta, completamente pettinato, ormai rosso in faccia, tant'è vero che disse: non posso tornare a casa così. Si raggiustò un po', si lavò la faccia dentro alla pozzanghera che stava là, nella pozzanghera quella del cantiere che praticamente è fango. Si lavò la faccia, si pulì e se ne andò, senza dire più niente a nessuno. Ma la più comica in assoluto, quella che io credo che avrò cagato risate per una settimana da quando mi viene raccontata. C'era sto ragazzo, erano lui e il cugino, due grandissime teste di cazzo. Che cosa fecero? Avevano sti cacchio di Magnum e dissero, si guardarono in faccia, disse, dai, mo lo facciamo. Era il giorno di Natale, ok? Quindi tutte quante le madri, immaginate le cose al sud, tavolate grandi, tante persone, tutte quante le donne avevano fatto la pasta di casa e messa sul tavolo a riposare, senza manco metterci il velo sopra. Il nonno era davanti al camino a fumare, bello, sai, i nonni con tutta la calma. Così. Questi si guardano in faccia. Cioè, te l'immagini? Allora, Minetti, un Magnum, uno, tutti quanti, che botta facevano? I Magnum di adesso sono una cazza bubola. Questi sì, una sì, volta sì. Un Magnum sì, ti faceva saltare le orecchie. Ma poi secondo c'è il problema è che un conto è che lo fai quando ci sono le festività, è un conto è che lo fai magari in un momento tipo settembre, agosto, no? Che uno va a pensare a una sparatoria, a un attentato, perché no, poi da ci noi, sta. Da noi non c'è fuori stagione. Non... Però il problema è che quando pure lo vai a fare al chiuso, lasciamo questa piccola parentesi,
Allora, quando si diedero l'ok i due cugini, il problema è che il cugino più piccolo e deficiente prese tutto il pacco dei Magnum e lo buttò nel camino. Ne ma prese una mangiata, lo buttò nel camino, quello era deficiente, perché quello che si fece dei gesti, ma chissà che cazzo capì, li butta dentro. Adesso, nell'esplosione, mi ha detto il padre che molto probabilmente ne sparò uno solo, perché quello, il primo sparò, ma gli altri vennero portati via dall'onda d'urto. Boom! In una casa, immaginate, nel camino, parte sta botta fenomenale, si alza un polverone di cenere. Raga, le nonne morte per la paura. La pasta che ormai era tutta piena di cenere, era andata a puttane roba di chili e chili di pasta. Il sugo era diventato marrone. Tutto quanto. Nel frattempo che si tirà dalla nebbia, l'unica cosa che riuscirono a vedere tutti quanti era il nonno imperterrito davanti al camino. Che fumava. Cioè che ancora fumava. Stava fumando. Con la sigaretta spenta. Con la sigaretta spenta, perché con l'onda spenta. Non è finita qui. Non è finita qui, perché poi ovviamente quando non è che ci volle molto a capire chi fu il responsabile, chi era stato, acchiapparono questi due. Allora, quei due ragazzi hanno passato il giorno di Natale, dal mezzogiorno l'una che è successo il fatto, a prendere le sberle da tutta la tavolata numerosa del sud Italia. Cioè, era diventato praticamente, tu immagini che quando trovi il marito frustrato che ndè la lasagna e fagioli davanti fatta di casa che tu gli avevi promesso, si incazzava e diceva passami un po' sto figlio di puttana che gli devo dire una parola. Facevano così, lo prendevano, pom, palate, poi arrivava il nonno e dice dove sta quello stronzo che gli devo dire una parola? Pom, palate. Sono andate avanti così. Erano passati 5-6 anni. Questi qua avevano nel frattempo tolto, ve le ricordate le stufe di casa? Le stufe quelle di una volta che avevano gli anelli, sì. Erano tutte di ghisa, avevano lo scomparto a fianco per scaldare i cibi. Perfetto. Un giorno partì per sbaglio. Era la notte di Capodanno, avevano fatto dei vari ruoti di lasagna e l'avevano messi a scaldare sopra agli anelli. Quelli che stavano lì. Allora, il nonno di questo qua aveva sequestrato ai nipoti i botti. Ha detto, questi qua, sto giro, non mi vanno in culo. Il nonno, per sbaglio, prese questi mini ciccioli e li buttò tutti quanti dentro la cosa, per sbaglio, tutti quanti dentro la stufa. Ma tu mi credi che i nipoti, quei due maledetti, videro la cosa, se ne scapparono. Sto cazzo, come succede il pandemonio e ci danno la colpa a noi. Se ne scapparono fuori, si misero dissero che quando spararono tutti quanti di botto, la lasagna andò a finire in faccia a tutti quanti quelli che stavano in tavola. Tutti bella calda. Erano completamente pieni di cenere, lapilli vulcanici, perché così. E la cosa divertente che c'era il ruoto appiccicato al soffitto, c'era la stagnola appiccicata al soffitto, gli anelli che erano andati a conficcarsi nel muro e nelle travi, quindi morti scampati per poco. Ma la cosa bella fu vedere la nonna che stava di spalle, completamente piena di lasagna, cenere, che si gira e dice: ma che cazzo è successo? Così, Capodanno andato in merda. E la cosa bella, sapete qual è? Il nonno bastardo non disse che era stato lui, perché dopo i nostri vecchi ci dobbiamo ricordare che avevano sempre ragione loro. Quei due dove stanno, portatemeli qua, glieli riportò la vicina a tutti e due. Sai quando la vicina ti riportava, dice non puoi scappare, li prende, li riporta la vicina, sberle, e ricomincia un'altra passerella, palate, sberle, tutto, li hanno percossi per un altro Capodanno intero. È stato una cosa, ha detto, noi ci siamo dovuti dimenticare le feste degli anni 90. Ma in che anni successero queste palate clamorose? Fine 90, fine anni 90, 2000. Madonna. Sì. Vabbè, vai. Una volta un mio amico andò a scuola, cagò talmente tanto a merda che il cesso della scuola si otturò definitivamente. Grazie a questo evento siamo stati 2 giorni senza andare a scuola. Questo è culo, però.
Mi ricordo che i cessi erano rotti e non si poteva cacare. Io dovevo prendere il treno e tornare a Boiano da Isernia per fare la cacca. No, io ho cagato nel bagno dei professori, non me ne è fregato un cazzo. Io ho cagato un giorno nel bagno. Io ricordo di aver cagato nel bagno dei professori a fianco alla professoressa di musica, che è stato uno spettacolo, e credeva che io fossi il vicepreside. Io invece una volta a scuola facevo il terzo superiore. E andavo, cioè, prima di andare a Isernia, praticamente andavo a scuola a Boiano qua, e abitavo a 50 metri, cioè la mia abito a 50 metri dalla scuola. Anche io arrivavo sempre in ritardo. Pure io. mi arrivavo alle 9, alle 8, alle, come cazzo si chiama? Alle 9 meno 20, e si entrava alle 8 e mezza, e io mi svegliavo alle 8 e 20. Comunque, a parte questo, praticamente una volta pensai. Adesso li frego io, perché ho pensato, io chiedo alla professoressa se posso andare in bagno, ma non quale bagno però, e quindi ho detto, professoressa, posso andare in bagno? Sì, mi alzo, esco dalla scuola, il bidello mi ferma e io avevo la fortuna di avere una zia che faceva la professoressa a quella scuola là. Allora il bidello mi ferma pure, io non mi aspettavo che mi fermasse. La buon'anima, tra l'altro è morto, mi ferma e dice, ma dove stai andando? Io là per là me la sono inventata al momento, sono a casa di mia zia a prendere un libro perché mi ha detto che gli serviva. Vabbè, quindi vado a casa e vado a cagare a casa, poi torno in classe, nessuno se n'è accorto di niente. E un amico mio che stava a fianco a me mi disse, ma dove sei andato? Sei stato un sacco di tempo fuori. Sono andato a casa a cagare. Ma se ti diceva qualcosa la professoressa, che cazzo mi frega a me? No, io gli ho detto, io ho chiesto se potevo andare in bagno, non se potevo andare in bagno a scuola. Quindi. Raga, ma volete sapere quando abbiamo distillato la grappa a scuola? Te l'ho mai raccontato, Gabriele? No. Pivelli? Allora, vai. Io avevo una... pasta e fagioli a scuola, ma che cazzo ne sai, dai? E immagino col caldaio. Sì, così, nella palestra dell'istituto, quando c'era l'autogestione. Mi ho fatto pasta e fagioli, è arrivata il preside e ha fatto... tutti si sono cacati sotto e il preside ha fatto... Ma... Che ma fa? Pasta e fagioli, non me l'avete detto. Se le mangiate pure lui. Allora. Vabbè, vai. Noi partimmo che avevo sto amico qua, questo ci aveva praticamente, mo fa il pizzaiolo, hai già capito chi è? Buchetto. Esatto. Praticamente, questo è un tipo che parla un po' così e sapeva dire al tempo dei superiori due frasi, alti livelli e non vi casate, l'uniche due cose. Una persona che praticamente non faceva un cazzo. Poi leggeva le grandiose pizze proprio. Sì, le fa buone. E praticamente che successe? Lui, per farti capire com'era a scuola, lui in mezzo al libro di filosofia c'era Motocross, la rivista, e leggeva. Questo facevamo. Dopodiché un giorno andammo nella sala di scienze e vide, cioè, sai quando tu vedi una persona che è troppo una persona che non è mai stata interessata a interessarsi? C'era qualcosa che non andava. E tutti quanti lo capimmo. Dissi, Ciccio, ma cazzo c'hai? No, tu sei, quindi preoccupato. E guardava i becher, le beute, i cannelli, le cose. Mi sa che ci aveva raccontato questa. Io dissi, ma che cazzo stai a... Professore, noi possiamo fare un progetto dove io e Iannetta qua... Che cazzo vuoi da me? Dissi, cazzo c'entro io? Dove noi ci mettiamo a fare un'opera di... Cioè, io gli annetti, cazzo c'è intrinza, non so manco che vuoi fare. Apponiamo un'opera di... aspetta, come disse, condensazione, si trova pure il termine, condensazione, ecco. La professoressa, oddio, questo mi è diventato studioso, va bene, vediamo che possiamo fare. Allora, si mise in moto la professoressa, andò a chiedere al tecnico di laboratorio, figurati poi, quell'altro. Ok, lui venne, gli disse, andò questo qua, vaga, allora la professoressa ha detto che potete fare, però l'importante è che non è che, non basta che non buttate tutto per l'aria. No. Allora Ciccio aveva portato a scuola
aveva sempre lo zaino sgonfio, quel giorno lo zaino era gonfio a esplodere. Che cazzo c'è qua? C'è... Pesava proprio. Entrammo là dentro, chiuse la porta, a un certo punto cominciò a cacciare la vinaccia. Cominciò a portare delle prugne, qualcosa del genere. Cominciò a fare, mise le cose a posto, tutte quante accese. Addirittura lui, quel bastardo, si portò la ricarica del gas da casa, perché sapeva che non aveva il gas. Accese il cannello, mise la serpentina, mise quello, mise quell'altro. Dopo 20 minuti, dopo 20 minuti, una puzza della Madonna si espanse per tutto il corridoio fino ad arrivare alla palestra. Entra il tecnico di laboratorio e fa: raga, ma che è sta puzza di merda? Ti senti arrivare il vicepreside incazzato, perché quello beveva e sapeva di che cacchio era quella puzza. Io mi ricordo soltanto che arrivò questo qua e fece: che cazzo state facendo? Cioè, dice, ah, che cazzo state facendo? Io mi ricordo soltanto una cosa, mi ricordo soltanto che questo qua si girò indietro e fece solo così, passò la bottiglia così, dalle spalle. Il vicepresidente prese la bottiglia, la guardò, fece così e disse: questa mica è la prima uscita, perché la prima uscita è quella che ti fa diventare cieco, che è alcol etanolo puro. Questa è buonissima. Se la portò e se la andò a bere lui e il tecnico di laboratorio dentro la sala informatica. Quando ripassammo stavano rossi e finiti, erano fatti. Bellissimo. A un certo punto questo qua mise la bottiglia con le prugne, la mise dentro, fece distillare la cosa, fece tutto, prese l'etichetta che si era fatto stampata l'amico della tipografia di Boiano, Grappa Lombardo Radice, perché l'istituto nostro si chiamava Lombardo Radice. Bellissimo. La imbottigliò, la chiuse e se la portò. E se questo a me lo fa scivolare, questo mi manda in galera. Grappa Lombardo Radice. Grappa Lombardo Radice. Il giorno dopo, a parte vedere preside e vicepreside completamente finiti, completamente sfatti, la professoressa, che aveva una voce, devo dire, veramente di quelle bellissime, che si ingazza e fa: Ma insomma, io vi faccio dare tutta quanta la cosa, tutta la cosa, e poi ci sono da fare la grappa, quella che urlava per tutto il corridoio, che avevo fatto la grappa. Bellissimo. Comunque sai quanto cazzo si sono avvelenati se quella grappa non era stata... Di solito quando fai la grappa, praticamente tu devi tagliare la parte iniziale del... L'etanolo puro. Esatto, la testa e la coda, che sarebbe la parte finale, che pure non è commestibile. Sì. Però c'è... incredibile, gente pazza. No, non gente sono... pazza. Mi sono rimaste in mente tante di quelle storie della scuola, però no, con l'alcol no, non è mai successo niente, col cibo sì. Ci stava un tizio che si portava tipo una volta ogni... Non lo so, che sta a ridere? Sempre lui. Ti ricordi quando i professori, Minè, tu te lo ricordi, certe volte i bidelli, quando si scriveva sulla lavagna, col cancellino non si puliva mai bene, allora passavano l'alcol e gli davano fuoco, perché così l'alcol ingabbiava la polvere di gesso, e una volta che gli veniva data fuoco, si staccava proprio dalla cosa, e la lavagna usciva nuova di zecca. Il mio professore di inglese, grandissimo. Però, scusa, mi devo interrompere, perché il grande Floriano ci ha scritto che la testa è metanolo, non etanolo puro. Perdona, tu sei un ingegnere chimico, io no. Salutone a Floriano Gentile. Praticamente arrivò Francesco e disse: raga, alti livelli, ve lo faccio pure io. Prese 8 litri di alcol. Prese 8 litri di alcol, lo passò sulla lavagna, gli diede fuoco alla lavagna. Il problema è che diede fuoco alla lavagna, alla cartina vicino, alla cornice della lavagna. Di fuoco la cosa, spegni, prese il giubbino e spense tutto quanto, partito pure il giubbino. Entrò la professoressa: raga, che è tutta sta caciara? No, niente. E c'era nel frattempo il secchio dell'immondizia che durante la lezione aveva ripreso fuoco. Cioè, vai, continua.
No, niente, che volevo... vabbè, dopo di questa la mia fa schifo. Cagliava, dill. Vabbè, fa cagare, che semplicemente col cibo succedeva di tutto. Noi ci ordinavamo, cioè noi praticamente facevamo colazione barra merenda ogni ora. Quindi c'era un sacco di consumo di cibo. E succedeva di tutto. La gente portava le teglie di parmigiana, la polenta, perché erano tutta roba del... cioè preparate tipo il giorno prima, le portavano a scuola. Cioè, la cosa che si faceva durante i compleanni, no? Cioè, presente, durante i compleanni tu porti le cose a scuola, mettete dei banchi e mangiate. Noi lo facevamo quando cazzo ci pareva, cioè qualcuno portava la pasta al forno, la mettevi là, ce la mangiavamo tutti, non ce ne fregava niente. Eravamo una classe di 11 maschi, uno più stronzo dell'altro, quindi... come andavamo noi, non potevamo fare quello che volevamo, cioè nel senso che il bello è che i professori pensavano che noi eravamo la miglior classe dell'istituto, e quello è bello, ci si litigava. E la peggiore com'era? Non lo so, però noi eravamo 11 persone, quindi poche, e poi tutti maschi, quindi non c'erano litigi per ragazze, cose del genere, non lo so, bellissimo. Invece da noi in Liguria c'erano i bidelli che facevano business. Perché addirittura praticamente cosa facevano? Andavano dal, c'era un locale che erano d'accordo, prendevano queste strisciate di focacce e si faceva dare i sacchetti vuoti, e lui si metteva praticamente in portineria a tagliare la focaccia e voleva, mi ricordo, 1.000 lire a pezzo di focaccia. Sì, ma sì, lui, sì, per esempio, tutto il pezzo magari lo pagava 4.000 lire, ma ci faceva non so quanti pezzi, ma guarda, sai quanti. Lo facevano anche quanti scolari ha inculato, ma lo, cioè, no, lo facevano... lui si è fatto degli stipendi interi a vendere le focacce a tutti, cioè. Guarda che allora noi, da noi c'era una, credo, una bidella o una proprietà, era proprio una proprietaria del negozio, che cazzo era, che praticamente c'aveva il chiosco che vendeva la roba da mangiare dentro alla scuola, cioè tu dentro all'atrio della scuola c'era un chiosco, come c'è presente i chioschi quelli dell'edicola di legno, sì. Sì, io me lo ricordo, era di legno bianco, all'interno dell'istituto, cioè dentro, e vendeva tutto, vendeva le merendine, i succhi di frutta, tutto. Perché cioè, quello poteva farlo, allora quello poteva farlo perché lui aveva un bar e aveva la licenza per farlo, avevano dato questo comodato d'uso. Ma prima di lei, quello che non sai, che c'era la mitica Giuseppina, pace all'anima sua. Allora, questo sai che cacchio faceva sta cristiana? Faceva la stessa cosa che faceva il bidello tuo, Mine. Però se la contendevano la bidella con questo del chioschetto che alle 11, quando facevamo la creazione, si metteva con il banchetto, con un tavolino della scuola, e vendeva le sue pizzette che praticamente se le spremevi, soprattutto quella ripiena, se la spremevi, sì, ci poteva fare il cambio d'olio alla macchina, esatto, il rabocco. Dice, mi ricordo che no, professore... vedere se erano quelli quando le cuocevano, vedevano se erano cotte con la canna dell'olio, quella per sì, la stecca. Esatto, sì, erano talmente unte che se le tu hai visto che il foglio di carta ti si fa trasparente per l'unto, se tu le strofinavi vicino al muro come Simpson, il muro diventava trasparente, era allucinante, proprio roba che Chernobyl ti potevi scansare. Allora che cacchio facevano? Se c'era questa la bidella, sai che vendeva le stecche di cioccolato che comprava l'HD a 600 lire, me le ricordo ancora, le vendeva a 1.000 lire. Allora prendeva, e c'era questo business. Quando questo qua seppe che doveva aprire il chiosco e anche lui aveva la cioccolata, gli stava togliendo business, gli mandò la finanza. A scuola vennero i finanzieri. Disse che poi la cosa bella, sai qual è? La finanza entrò a scuola con la macchina civetta in borghese grigia, ancora me lo ricordo, salì sopra in tutte le classi in un nanosecondo, si sparse la voce, sentirono la puzza della finanza, si aprirono le finestre a meno 20 e buttavano tutta la roba fuori, cioè dalle finestre in quel momento tutta la roba, vedi, non lo so, il volo della roba, la buttavano in giardino, e quelle andarono dalla bidella che vendeva le stecche di cioccolato, e lei non le poteva vendere più, poi andò in pensione, vabbè, però quello fu un periodo, e poi tolse la concorrenza e mise sto chiosco dove praticamente sembrava e diventò la scuola, diventò il paradiso delle signore, sembrava di vedere una sitcom,
Bellissimo. Il chiosco c'era anche quando andavo io, quindi è durato un bel po'. Non so se c'è ancora, credo di no, perché No, perché hanno demolito la scuola, sono quella edifici che stava nuovi. dentro. Comunque. Comunque, tornando un attimo alle cose serie, ci sta una domanda nella chat che ho saltato, ma era per l'ospite che ci chiede: c'è mai stato qualcuno che è venuto ai raduni per perculare o rompere le scatole? Qual è la duna più assurda mai vista o quella più precisa? Meglio restare. Sono tre domande diverse, quindi facciamo la prima. C'è mai stato Allora, la qualcuno che è prima, venuto per prendere per culo o rompe il cazzo? Sicuramente. ma guarda, è successo solamente una volta, ma è stata, diciamo, in chiave simpatica. C'era praticamente c'era uno di Parma che a un raduno di Lerici è venuto lì a dire: ma questi bagagli qua, ma cosa sono? Ma che macchina è? Ma come fate a essere appassionati di sti CS? Cioè, roba del genere così. Ma è successo una volta sola, ma poi ci siamo messi a ridere, cioè, l'abbiamo, diciamo, incluso nelle nostre pazzie, però non hanno mai, ecco, non sono mai capitati dei casi, diciamo, dove con serietà sono venuti proprio lì a rompere i coglioni, ecco, diciamo. Quindi diciamo che tutto E sommato invece no, alla ecco. domanda qual è la duna più assurda mai vista, io penso quella di Marcacci con tutti gli accessori di questo mondo. No, io credo quella di Antonello, non quella di Marcacci. Ah, di Antonello, giusto. Sull'assurdità, sì, in effetti per ora Antonello vince. Se Antonello potesse ascoltare. Magari ascolterà, chissà. Sì, sicuro. Ragazzi, c'era un C'era altro un'altra fatto. domanda, mi sembra. Mi sa di sì. No, era quella. Oh, ragazzi, avete domande? No, aspetta, prima dovevamo chiedere qualcosa relativo a questo fatto delle auto d'epoca, dei bolli. C'era Ah, stavamo parlando di questa cosa. ripeti il fatto dell'esenzione dei bolli, cioè dopo 30 anni? Stavi spiegando qualcosa sull'esenzione dal bollo. Ripetiamo tutto da capo per chi se lo fosse perso, che era una cosa interessante. In pratica, tu hai detto che hai una collezione di 18 auto, per il momento 18 Esatto. auto d'epoca. 18 veicoli, quindi non solamente auto, 18 anche veicoli altro. d'epoca, ok. Ok. Quindi paghi l'assicurazione sia sui veicoli, cioè sia sulle auto che su eventualmente moto, non lo so, due ruote. Esatto. Ok, quindi fanno parte tutti di un'unica assicurazione. Esatto, praticamente è una polizza, ovviamente a nome mio, quindi i mezzi devono essere tutti intestati praticamente a me, e con una cifra unica, quindi io nel mio caso pago 420 euro e tutte le auto sono inserite in una polizza e hanno tutte le inclusioni, quindi praticamente tutte le targhe sono assicurate. Quindi se tu vai a controllare con i portali sono tutte assicurate, anche se il numero della polizza è il solito. Quindi sono, diciamo, delle cellule, ecco, diciamo, le chiamano loro. E quindi ti offre il vantaggio di pagare una cifra unica per tutto. Ecco. Però ovviamente diciamo che ultimamente sono un po' cambiate le cose, nel senso che per poter usufruire di questa agevolazione l'auto deve essere almeno trentennale. E comunque più auto hai, per assurdo, e meglio è. C'è più la possibilità che ti fanno la polizza e che la mantieni nel tempo. Perché loro, cioè loro si preoccupano del fatto che devono identificare il vero collezionista rispetto a quello che, diciamo, ha l'auto storica per opportunismo. Senti, Cioè ma che le tu te le macchine. tieni piuttosto che te le rivendi praticamente. Com'è? Che tu non fai compravendita. Ma io non faccio compravendita, però No, al di là tu, della la compravendita persona che fa questo tipo di assicurazione. c'è questo tipo di assicurazioni qua, per assurdo, è più facile, è molto più facile ottenerla e mantenerla se hai tante macchine. Però se devi farlo con una, due, tre macchine, che magari una è ventennale e due sono trentennali, capace che magari non te la fanno neanche. Ho Cioè, capito. più macchine hai, più loro, diciamo, E c'è un sono limite propensi a minimo fartela. per fare questo tipo di assicurazione e la fanno tutti. Come? C'è un limite minimo per fare questo tipo di assicurazione di auto. Cioè, per esempio, se io ho meno di 5 auto, non me la fanno fare.
5 auto, 5 anni, non ho capito. Cioè, aspetta, ti ripeto piano. C'è un limite okay. minimo di auto da possedere per farsi fare questo? Ah, allora, no, praticamente già il fatto di averne due potessi già fare una polizza accumulativa, cioè una polizza unica con due auto. Mm. Però queste due auto qua devono essere almeno tutte e due almeno trentennali, perché altrimenti non te la fanno. Però e comunque tante volte dipende che modello è, storgono un po' il naso, è difficile che te le fanno, diciamo, per due panda, ecco, capito? Ho capito, quindi dovresti, cioè dipende, è molto aleatoria, è molto, dipende da vari fattori. Sì, dipende da vari fattori e dipende un po' anche dal loro giudizio, cioè loro in base alle auto che vuoi assicurare si fanno un'idea della persona e in base a quello ti fanno la polizza oppure no, oppure magari te la fanno per un anno, poi l'anno successivo magari ti dicono no, non te la rinnoviamo più. Io dico la verità, per fortuna nel corso degli anni non ho mai avuto problemi, con l'attuale compagnia saranno 7-8 anni che ci sono. E tutti gli anni rinnovo e non mi fanno problemi. E c'è anche da dire che non ho mai avuto un sinistro dal 96 che l'ho patente, quindi sono tante cose che comunque loro ne tengono in considerazione. E c'è anche il discorso che vabbè, anche dell'età, perché chi ha meno di 25 anni è un problema assicurarle, non te le assicurano. Cioè c'è un po' di fattori, un po' di componenti da tenere in considerazione. Però per chi è vero collezionista, per chi comunque veramente ha delle auto da assicurare, sicuramente è una cosa molto vantaggiosa, ecco. Ma che sei 78 tu, Mini? 77. Allora, invece ti volevo chiedere io, quindi le auto, per farlo capire a tutti quanti, 20-30 anni hanno una riduzione di sconto oppure lo pagano pieno in base alle regioni, ringraziando Matteo Renzi con la sua bellissima legge retroattiva. Da 30 no, aspetta, ti interrompo, perché in realtà non lo pagano pieno, nel senso che dai 20 ai 30 o lo paghi metà oppure sei anche proprio anche esente. Per esempio, per per Bolzano per esempio c'ha l'esenzione del bollo, no del bollo, scusami, del passaggio di proprietà, che lo puoi fare agevolato già dai 20 in su, e la Lombardia c'ha l'esenzione del bollo dai 20 in su. Per esempio, totale. Dipende da regione a regione. Dipende dalla regione, dipende. E dipende anche da, in questo caso, dalla provincia autonoma, come Bolzano, che Bolzano, per esempio, poi una macchina di 22 anni puoi fare il passaggio con l'IPT ridotta, mentre invece in tutta l'Italia non puoi farlo. Cioè, ok, quindi. Dopo i 30 anni tu sei esente da pagare il bollo, cioè la tassa di circolazione, ma... No, la tassa di possesso, non di circolazione. Perché teoricamente cioè, dovresti pagare la tassa di circolazione, sono 25 che dovresti pagare. Aspetta, sei andato via, ripeti. Per ogni singola auto che circola. Ripeti, allora, che sei andato via. Dal trentesimo anno di costruzione, non di matricolazione, sì, di costruzione, praticamente se diventi, e che hanno solare, diventi esente con la tassa di proprietà, con il bollo praticamente, il classico bollo di proprietà, che automaticamente si trasforma in circolazione. Quindi praticamente l'auto se circola, storica, se circola paga 25,82 ogni singolo veicolo. Se non circola, no, questa è una cosa. Se non circola, non paga niente. Perfetto. Se invece giustamente, che succede? Per arrivare all'agevolazione dell'esenzione, la macchina deve essere iscritta o meno a ASI o no, club certificati? In automatico dal trentesimo anno di matricolazione, non di costruzione, di matricolazione ti diventa esente. Se però tu dimostri che l'auto è stata costruita l'anno prima, per esempio, comunque qualche anno prima, allora vai con l'attestato di datazione dell'auto oppure con un'iscrizione ASI e allora ti decurtano
diciamo, l'anno che magari hai pagato o che devi pagare, che non è di competenza. Perfetto, siamo stati abbastanza esaustivi, diciamo. Abbastanza, sì. Abbastanza, sì. Mamma mia, quindi se c'hai qualche anno più di me, c'hai. Mamma mia, mi senti vecchio pure io. Poi, poi invece dai 20 ai 30, in praticamente quasi tutte le regioni d'Italia, se fai l'iscrizione e poi fai la trascrizione sul libretto come, diciamo, come veicolo storico, allora c'è il 50% di risparmio, ecco, della tassa di proprietà, del bollo di proprietà. Senti, ma quindi non so chi è Gabriele, cosa c'hai, una Brera, cos'hai tu? Sì, no, è una Brera del 2006. Allora... 2006, poi cos'hai? No, basta, ho solo una Brera. Ho solo la Brera? Quindi sì, praticamente sì. Tu dal 2026 fai l'iscrizione ASI, paga metà bollo. Ma io avevo sentito, a proposito di questo, avevo sentito che per quanto riguarda le Alfa Romeo c'è la possibilità dell'iscrizione RIAR, che non so che cosa RIAR è, registro Alfa Romeo. Mi era stato detto che in qualche modo pagavi meno bollo, però non so. Sì, però se fai quell'iscrizione lì, però in Lombardia, c'è quel discorso lì che paghi meno bollo. Però è riservata per la Lombardia. Ah, vaffanculo. Ok. vabbè, pazienza. Aspettiamo 2 anni. Come? Per le motociclette è la stessa cosa. Sì, 2 anni. Con 2 anni praticamente puoi scrivere la ASI e paghi metà bollo. Devi risparmi metà bollo. Va bene, ottimo. Buona e stessa. Poi comunque ci sono anche delle formule assicurative un po' più agevolate. Anche per la singola auto. Allora mi informerò al riguardo perché mi interessa sicuramente. No, a me mi piacerebbe anche se trovo qualcosa di trentennale a pochi soldi, perché no? Sì. Se si può mantenere. Ma guarda. Beh, sì. Io mi piace. Magari non una Panda, magari. Direi proprio di sì. No, cazzo, della Panda non mi interessa. No, direi proprio di no. No, della Panda non mi interessa proprio. Ecco, via. Ah, no, ma non mi affascina, non mi sconfitta. O Panda 3. Non è uscita un video sulla Panda, quindi. O Panda 3. Allora, ci siamo detti di tutto e di più. Io sto morendo di sonno, quindi che vogliamo fare? Andiamo a letto. Ci vediamo la prossima volta, tanto sono 11:30 e ci siamo. Qualcuno posso mi chiede dire una cosa in chiusura? Vai. Che poi magari non lo sai, o meno, visto che avete collegato con il discorso finanza, hai detto Autogrigia che è venuta, hai detto a scuola e tutto, è strano che non è venuta un'Elba, perché c'è stato un periodo che, diciamo, le innocenti Elba sono state arruolate nella Guardia di Finanza. Come lo sai, no? No, non lo sapevo. In pratica 700 Elba sono state importate senza pagare i dazi doganali e quando sono arrivate a Livorno sono state tutte sequestrate e poi sono state successivamente assegnate alle Guardie di Finanza. No, non ne sapevo. Come fanno ad arrivare 700 Elba e non paga il dazio doganale? Come cazzo? Allora, perché vi spiego anche su questa cosa qua. Hanno introdotto il dazio doganale, adesso vi faccio un'ipotesi, per esempio oggi siamo il 31 di gennaio, no? Ok, fai conto che il 1 di febbraio iniziano i dazi doganali, ok? La nave è arrivata al 2, questa quindi è un'ipotesi, eh? Cosa hanno fatto? Nella bolla d'accompagnamento, nella bolla di partenza, non hanno scritto che la nave è partita all'1 di febbraio, quando i dazi doganali erano già in essere, che dovevano essere pagati, no, hanno contraffatto la bolla dicendo che è partita dal 31. Viva l'Italia! Capito? Esatto. Però quando sono arrivate,
se ne sono accorti e hanno sequestrato tutte le auto. Madonna, 700 auto in un porto. E poi per non pagare 700... Esatto. L'hanno sbagliato. Tanto la macchina di... No, le hanno sequestrate poi a fine del... diciamo ai fini della confisca e quindi poi le hanno diciamo riutilizzate per servizio. Infatti io mi ricordo che qui da me alla Spezia ce n'erano tre e a Sarzana ce n'erano due, addirittura andavano in giro nel centro storico a fare le multe ai negozianti per gli scontrini, si appostavano fuori con la Elba Van rossa, cioè per assurdo, e le usavano proprio per motivi così, per borghese. E poi c'è stato anche qualcuno che ha pensato bene di utilizzare quelle grigie mettendo addirittura proprio la scritta Guardia di Finanza proprio in livrea. Io infatti ho una foto di una Elba in livrea Guardia di Finanza. No, io l'Elba no, io mi ricordo che arrivavano già con le 156, con le punto, con la punto scura Guardia di Finanza, mi ricordo la 156 grigia. Esatto. Quelle mi ricordo. Esatto, però sono state diciamo spalmate in tutta l'Italia, ecco, perché comunque 700 auto le hanno date alle caserme. Chi una, chi due, però sono state assegnate per motivi di servizio, Ok, ragazzi, per me è stato un piacere, soprattutto aver fatto una live pseudo seria. Pseudo. Quindi diciamo sono le 11:30 quasi precise e ce la chiudiamo qui, ragazzi. C'è qualcuno che ha fatto una domanda a dir poco interessante, domanda da uno che non sa guidare: che succede che se confondi la frizione con l'acceleratore quando sta in folle? Che cazzo di domanda è? Che succede? Come? Va in furigiri. Compà. Non sono nel porto a Livorno, ma nell'introporto. Lì di auto ne vedete a decine di migliaia, una cosa allucinante. Sì, è vero. Confermo perché ci sono passato qualche volta e di lì e si vedono, c'è una distesa di auto incredibile. Perché? Veramente. E lì scaricano tutto. Ah, sì. Arrivano, quindi aspetta, fammi capire una cosa: la Elba era sempre prodotta da Fiat Brasile, importata e rimarchiata, cioè veniva, esatto, già marchiata là, come veniva già marchiata dal Brasile. Sti cazzo, non diciamo mai, facciamo schifo sotto ogni fronte. Ma infatti in Argentina viaggiano delle innocenti Elba a marchio Innocenti vendute nuove in Argentina. Ma ci sta? No, ci sta, sì, ho delle foto. Cioè, ho anche dei video di chi me la, da chi me la filmate. Ma penso. Pensa a te. Purtroppo quando una cosa non va, non va, è inutile. In Italia noi siamo capostipiti delle cose che non vanno e che non ce le faremo mai andare. Non le faremo mai andare. E pensa che ti dirò di più. Che quando scaricavano le erbe, scaricavano il fiorino, scaricavano quella roba lì, caricavano i motori 1.7 diesel perché in Brasile non li producevano. Venivano prodotti in Italia, messi dentro la nave, portati in Brasile e poi li montavano sulle auto che poi ritornavano su. Esattamente come succedeva per il motore Fire e la Palio. Lo fai qua, lo porti là, lo riporti qua. Esatto. È un po' come anche l'arma. Che vogliamo fare? La vogliamo chiudere perché sennò poi finiamo a luna. Certo, io sto dormendo all'impiedi. Ragazzi, buonanotte. Dai. A tutti. Arrivederci e grazie. Siete stati molto simpatici. Siete stati 91. Fabrizio, grazie dell'invito. Grazie mille, ragazzi. Grazie davvero. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, ciao a tutta la chat. Vi ricordo di ciao a tutti. Iscrivervi, abbonarvi, commentare, non lo so, mettete like, dislike, come cazzo vi pare, fate un po' come cazzo vi pare. Grazie a Lorenzo Bianco che si è assunto il compito di fare il moderatore della chat, anche se non ce n'è stato bisogno, però vabbè, non si sa mai, almeno mi toglie un peso. E niente, raga, a 50.000 iscritti leggenda del Patron Bianco e iniziamo la ricerca di una Arna.
almeno iniziamo la ricerca. Poi se la troviamo,